Buonasera a tutti, benvenuti a questo altro incontro del ciclo Tecniche ed Esercizio dell'Arte, che è un ciclo che abbiamo cominciato ad ottobre di quest'anno e che ormai è addirittura d'arrivo. Dopo questo incontro di oggi avremo ancora due incontri, l'ultimo il 2 luglio e poi chiudiamo il ciclo. Questa sera diamo il benvenuto al maestro Marco Albrizio, che ci fa l'onore di essere qui insieme ad Egidio Pozzi in questo dialogo sul tema che adesso vi dirò. Marco Albrizio è titolare della cattedra di pianoforte principale ed è docente incaricato anche di metodologia dell'insegnamento strumentale presso il Conservatorio di Perugia. Ha pubblicato numerosi studi, a partire, diciamo, dalla sua tesi, credo, di laurea sugli elementi compositivi costanti delle sonate per pianoforte di Mozart, ed è un tema che poi è rimasto caro ed è tornato poi Marco Albrizio su questa questione. Premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, e svolge un'attività concertistica intensa in Italia e all'estero. Sia in formazioni cameristiche sia come solista con l'orchestra. Ha inciso i cicli integrali delle sonate per pianoforte di Mozart e degli improvvisi di Schubert per la Radio Vaticana e dal 2013 è in corso, non so se siamo arrivati al quarto CD o siamo già oltre, ce lo dirà lui tra poco. Sì, al quarto? Sì. È in corso la pubblicazione della sua incisione del ciclo integrale delle sonate di Schubert, appunto, previste in 9 CD. E il tema dell'incontro del seminario di oggi e di questa sera è metodologia e analisi per una interpretazione musicale consapevole, e sarà Egidio Pozzi, nostro collega all'Unical, che condurrà questo dialogo con Marco Albrizio, che torno a ringraziare e vi auguro un buon ascolto. Grazie Silvia della tua introduzione, grazie al maestro Marco Albrizio. Io direi che nel seguito Marco ci possa, naturalmente noi ci diamo del tu, tranquillamente siamo amici da, non so, Anni, per cui non siamo da da 30 anni almeno. E ci siamo conosciuti a Cosenza, tra l'altro, perché abbiamo lavorato insieme nello stesso conservatorio e quindi ci siamo conosciuti nelle aule del conservatorio e nei vagoni del treno, perché tutti e due abitiamo a Roma e quindi i viaggi andata e ritorno, diciamo, erano memorabili. Grazie Marco Albrizio della tua disponibilità. Il tema è un tema che è caro ad entrambi, perché si parlerà di analisi, quindi non solamente di repertori, di partiture, di metodologie, ma anche un pochino di analisi. In questo senso mi fa piacere vedere che molti dei partecipanti al nostro master in analisi e teoria musicale sono qui presenti e penso che troveranno ottimi suggerimenti e un ottimo punto di riferimento, Marco Albrizio. Non ti tolgo più spazio, Marco, a te la parola, ti metto in evidenza, così abbiamo la possibilità di vederti meglio, e lasciati Sicuro. la parola, grazie ancora. No, tutto grazie a voi del vostro invito. Io sono felicissimo di dare, insomma, il mio contributo a questa tematica, diciamo così, che riguarda il fatto che l'arte abbia una dimensione artigianale composta da diversi fattori. Chiaramente, dovendo parlare della costruzione di un brano musicale,
l'idea, diciamo, legata in qualche modo a un viaggio piuttosto complesso. È chiaro che, come tutti i viaggi, ha necessità di coordinate di percorso, di tempo di percorrenza, soprattutto qualche modo di definizione di una meta. Ora, le motivazioni, qui siamo, diciamo, tutti fondamentalmente musicisti, quindi la nostra motivazione è una motivazione professionale, una motivazione, direi, quasi di vita. Poi però ci sono anche altri tipi di motivazioni che vanno dall'amatoriale. Sostanzialmente, diciamo che però noi dovremmo puntare proprio all'idea ultima della costruzione di un brano musicale. Ora, i due percorsi, che sono il percorso metodologico, ovvero tutta una serie di stilemi, di sistemi atti alla traduzione di una partitura e di, diciamo così, della sua resa sonora, appartengono all'ambito della metodologia. Dall'altra parte invece abbiamo la necessità di stabilire la natura del testo che noi andiamo a decodificare, e c'è invece in questo caso l'analisi. Io ho avuto una fortuna piuttosto sfacciata, nel senso di aver avuto nella mia formazione, da una parte, due personaggi, due pianisti straordinari, che erano Anna Maria Martinelli e Sergio Cafaro, la prima che aveva proprio questo sistema scientifico di approccio al testo, ma soprattutto all'approccio alla tecnica, e Sergio Cafaro è stato un pianista premiato al concorso di Ginevra, quindi avevo anche la parte interpretativa estremamente di alto livello. Dall'altra parte mi sono laureata a Bologna con Loris Azzaroni. Quindi queste due vocazioni, con appunto da una parte proprio la natura strumentale, la natura analitica, diciamo, poi sono confluite. Poi al termine, diciamo, alla fine, diciamo, delle due componenti parlerò di quella che è lo spinoso, ovviamente mai risolto, problema di una possibile interpretazione. Ora partiamo, diciamo così, ancora per un po' da questi due punti di vista. La metodologia dovrebbe dare un sistema scientifico di approccio al testo, quindi valutare nel testo quelle che sono le componenti sintattiche, ma al tempo stesso tradurle in gesti in modo tale da poterle, riconoscendo lo stilema, tradurlo direttamente sulla tastiera, sul pianoforte. Ovviamente poi questo è un discorso che vale per qualsiasi principio strumentale, io parlo dal pianista. Confluire nella loro, come dire, loro assemblaggio, e piano piano rendere questo assemblaggio fluido. Questo è quello che funziona dal punto di vista. La strutturazione delle forme è quella che in qualche modo ci fa capire di fronte alle. Legate a uno sviluppo, giusto, questa azione legata a una posizione di. Scusa Marco, la connessione non è molto buona. La connessione non è molto buona, purtroppo. Alcune cose ci sono sfuggite. Allora cerco di ripetermi. Adesso non so se adesso mi dice. Adesso ricomincio a dire qualche. Ditemi. No, ancora non va bene. Cioè, perché si interrompe frequentemente, quindi non si capisce bene le parole. Non so se. Non so se è un problema. Guarda. Da me, no. Non so se ho dei problemi solo io o. No, ce l'abbiamo tutti. Ah, okay. Credo. Marco, forse è meglio che togli il video. No, tutti ce l'abbiamo. No, che possiamo magari. In modo da alleggerire un po' la connessione. Sì, se togli il video forse è meglio, eh. Io posso evitare di essere messo in evidenza, se vuoi, non so se la cosa. Magari lasciando anche lo schermo piccolo, la videata piccola. Sì. Perché ecco, va meglio. Penso di sì, così va meglio.
Sì, forse se sì. Mi sentite, certo, l'importante se sentite piccolo cambia poco, l'importante è che io riesca a comunicarvi la mia idea. Non so gli altri se riescono a sentirmi, non ho più tracce. Vedo, ecco, comincio piano piano a vedere un po' più di persone. Spero vada meglio. Ecco, adesso vedo anche il mio magnifico amico e collega Gidio, che non so se riesce a sentirmi. Mi senti adesso? Sì, va sì, meglio così? Sì, va meglio, sì, sì. Lasciatemi dire, tanto non c'è problema. Io spero comunque, esatto, come dire, di riuscire a comunicarvi le mie idee senza essere fondamentalmente a dimensioni enormi. Non... Posso continuare? Vado... Mi sentite? Sì, sì, proviamo, sì, sì. Proviamo, va bene. Allora, diciamo che allora dal punto in cui, cerco magari ritorno un po' indietro, la metodologia è quella che ci fa capire quali sono gli stilemi all'interno del testo che noi dobbiamo tradurre in elementi semplici. Questi elementi semplici vanno assimilati e piano piano vanno, diciamo così, resi fluidi. Quindi, la, come dire, questo è quello che riguarda la parte metodologica. Sto ancora parlando in senso generale. La parte analitica è quella che ci fa capire le leggi di strutturazione di una forma, nel senso che ogni struttura ha una sua ragion d'essere, che può andare dalla più complessa, come una fuga o una forma sonata, alla più libera, almeno apparentemente, come quelle che possono essere delle forme come il preludio e le parti, diciamo, le forme romantiche, l'intermezzo, il capriccio, la rapsodia, che poi tutto sommato tante volte hanno un titolo che dovrebbe far pensare a qualcosa di estemporaneo, ma estemporanee non sono. Poi l'altra cosa importante dell'analisi è quella di capire come dire, come funzionano le funzioni armoniche, come gli accordi sono concatenati tra di loro, e per individuare a questo punto, proprio sulla base delle tensioni che noi vediamo, poi vi farò un esempio più tardi, un paio di esempi, quelli che sono i picchi energetici, perché di fatto gli accordi nella loro dissonanza non fanno altro che esprimere una tensione. Individuate le linee di tensione e di estensione, noi potremo poi, diciamo così, individuare quello che è il punto culminante presente all'interno della composizione. Questo problema del punto culminante, che è mutuato da quella che è la fenomenologia della musica di Celibidache, del grande direttore d'orchestra Sergio Celibidache, è una teoria di cui parlerò a proposito dell'interpretazione musicale. Allora adesso comincio invece, diciamo, a essere un pochino più capillare per quanto riguarda il concetto di metodologia. Allora, inevitabilmente io parlo di quella che è la situazione degli studi in conservatorio, cioè la metodologia nasce da un'idea per diventare professionisti di qualche cosa che copra tutto l'arco cronologico, diciamo, almeno tentare di coprire l'arco cronologico che va grosso modo dal barocco al Novecento. Quindi in conservatorio si utilizzano dei brani che vengono chiamati studi, che insistono su particolari tecnici, ma cosa fondamentale, diciamo che, come dire, sono tutti propedeutici verso quello che è il range di repertorio che poi il pianista deve affrontare. Questo tipo di panoramica si ha dagli studi più semplici, che appunto di autori come per esempio Cerny, che è stato per noi fondamentale ai fini della didattica, perché Cerny è stato allievo di Beethoven e insegnante di Liszt, quindi nei suoi testi è un personaggio che ha fatto della didattica la sua ragion d'essere, la sua ragione di vita. Noi attingiamo a questo personaggio proprio per avere una serie di strumenti didattici per poter poi avere stilemi che si riconoscono nelle varie opere, appunto in Beethoven, sicuramente poi anche nel romanticismo ha attinto a piene mani a questo tipo di stilemi. Chiaro che gli studi seguono anche loro una parte di difficoltà, quindi si va poi a studi più complessi come quelli di Chopin, quindi lo studente in conservatorio ha un excursus da seguire proprio per cercare di, diciamo così, avere strumenti che seguano le varie parti cronologiche che poi è tenuto a conoscere, ripeto, da Bach più o meno al Novecento. Allora, vediamo che cosa succede dal punto di vista metodologico. Io cerco di farvi una carrellata abbastanza sintetica, altrimenti, diciamo, rischiamo di stare qua fino a domattina, ma mi interessa focalizzare l'attenzione su punti semplici e importantissimi della metodologia pianistica. Ora, chiaramente, il problema pianistico si svolge nel fatto che il pianoforte ha una serie di leve da abbassare che sono i tasti. Quindi, all'interno, diciamo così, della metodologia non è possibile evitare il concetto di peso. Cioè, il pianoforte, abbassare la leva di primo grado come quella del tasto, significa in qualche modo riuscire a trasferire il peso dei nostri arti sulla tastiera. Ora,
questo che sembra un concetto estremamente semplice, in realtà nasconde un'importantissima essenza, cioè noi non possiamo esercitare un'energia su una leva se non cercando di avere prima una tensione di appoggio e poi una distensione, altrimenti noi avremmo continuamente una tensione che non riesce a scaricarsi. Una volta sistemata questa cosa, che di fatto passa attraverso la consapevolezza a livello del peso del braccio, io devo avere tutto il peso del braccio che piano piano viene educato a stare su un dito per volta. Una volta fatto questo, devo spostare il peso, quindi da qualche parte imparerò a, come dire, proprio avere dei sistemi, un sistema che nella didattica, una dinamica pianistica di un grande didatta che era Attilio Brugnoli, era chiamato gesto prensile. Noi di fatto in qualche modo siamo dei primati, dovremmo essere discendenti dei primati, e quindi la prensilità è quella che contraddistingue i nostri archi. Quindi suonare il pianoforte, diciamo, abbinando la prensilità proprio al fatto che il peso parte dalla spalla. La scuola pianistica russa addirittura parla di un dito unico dalla falange alla spalla, e di fatto non hanno torto, perché nessuna delle giunture che fa parte dei nostri arti può essere, diciamo, bloccata rispetto a quello che è appunto il trasferimento del peso. Una volta trovato questo, ci sono degli stilemi di base che si individuano all'interno dei testi, cioè il legato, lo staccato e gli accordi. Diciamo, composte queste tre entità fondamentali, dove il peso del braccio serve a legare i suoni tra di loro o a renderli separati o a farli di multipli, quindi l'accordo, diciamo che c'è un patrimonio, un piccolo patrimonio che piano piano si applica a, diciamo così, al testo per essere assimilato. Dal punto di vista didattico, perché chiaramente nella tecnica dell'esercizio dell'arte c'è anche una modalità didattica di approccio, ovvero io ovviamente parlo della mia, di quella a cui sono stato abituato, ma sostanzialmente poi ho avuto modo, studiando all'università e anche, diciamo così, all'interno di esami come psicologia della percezione musicale, avere un riscontro anche dal punto di vista testuale a quelle che erano delle cose che mi erano state insegnate. Per esempio, il fatto di studiare a mani separate abita dal punto di vista cognitivo, e a questo proposito vi citerei un testo di John Sloboda, La mente musicale, che è un testo fondamentale perché è la psicologia cognitivista della musica, cioè è un testo che in qualche modo sta dietro quello che è il nostro apprendimento e la nostra percezione della musica. Nella decodifica di un testo, è chiaro che lo studio a mani separate permette di risolvere una difficoltà per volta. Quindi io ho sempre preferito, diciamo, la procedura didattica legata all'assegnazione a mani separate, anche se per un poco tempo, per permettere allo studente di avere un problema per volta risolto, una mano per volta. Poi è chiaro che l'assemblaggio può in qualche modo, diciamo così, presentare un ulteriore aggiustamento. Non è detto che determinate cose che vengono assimilate a mani separate poi, quando sono a mani unite, rimangono alla stessa maniera. Per esempio, nelle fughe, dove è complesso cercare di tirare fuori quelle che sono le fughe quando sono, diciamo così, divise tra la parte interna di una mano e l'altra, sostanzialmente, diciamo così, poi ci sono degli aggiustamenti successivi. Quindi anche questo è soggetto a un'evoluzione che, come dire, di cui va tenuto conto. Poi che cosa succede? L'ultima cosa, una successiva fase di carattere didattico è quella dell'assimilazione, cioè ognuno di noi, per quanto mi riguarda, ha velocità di assimilazioni soggettive. Il concetto di assegnazione con il metronomo per segmenti temporali, allora per la prossima volta, diciamo, il brano va assimilato a questa velocità di metronomo, è un procedimento, per carità, io rispetto a qualsiasi forma didattica, però cozza a volte con quella che è la soggettività, nel senso che quel brano per quella settimana potrebbe essere assimilato in un certo modo, in un'altra settimana maggiormente, ma non è detto che ci sia per forza un range fissato, diciamo così, dal didatta, per cui quel brano debba essere assimilato in quel modo, quella settimana, quel periodo, presupponendo il fatto che ovviamente uno non debba in qualche modo essere pigro, cioè questo non deve invitare lo studente a dire vabbè, faccio le cose tanto quando lievita il brano. In realtà è proprio lo studiare secondo un proprio principio di agio che porta tutti questi stilemi che abbiamo in qualche modo, come dire, captato dal testo, a maturare e a, come dire, a rendere l'esecuzione fluida. Chiaro che se io ho una tensione perché l'esecuzione è troppo veloce,
esecuzione ne soffrirà, ma è un po' un principio di assimilazione linguistica, nel senso che se io sento qualcuno parlare una lingua straniera più velocemente di quanto io sia in grado di decodificare, alla fine perdo il senso del suo significato. Nell'assimilazione del brano pianistico, ma musicale in senso lato, inevitabilmente l'assimilazione deve seguire un principio soggettivo, questo almeno è quello che penso io. Non solo, ma probabilmente nell'assimilazione va, e questo è un principio in cui credo molto, rispettata quella che è la fraseologia del brano, la dinamica e tutto ciò che contribuisce a costruirlo già dalla parte, diciamo, assimilando a velocità lenta. Noi siamo esseri che tendiamo ad avere in tutte le nostre manifestazioni un inizio, un culmine e una discesa. Questo nelle frasi di cui noi, quando ne parliamo, a qualsiasi altro nostro aspetto. La frase musicale segue questa stessa procedura, quindi eseguire le cose in modo assolutamente meccanico senza tenere conto di quella che è l'onda fraseologica anche all'inizio, diciamo così, dell'apprendimento di un brano è, secondo me, non produttivo. Oltretutto anche un personaggio che era Ferruccio Busoni, che aveva scritto una sorta di, come dire, di decalogo, mi pare però fossero 12 queste regole, dice una cosa molto importante, cioè non bisogna mai diciamo, separare la pratica tecnica da quella che è lo studio dell'interpretazione, perché la difficoltà spesso non è nelle note ma nella forma dinamica prescritta. Quindi se io non ho un'idea chiara di quello che devo andare a costruire dal punto di vista fraseologico, rischio poi di commettere un errore, diciamo così, costitutivo, cioè accentare tutto, vivere in un regime totale di scansioni, cosa che normalmente il metronomo induce a fare, falsa quella che è la visione della musica, è una visione orizzontale, non è una visione meramente verticale. E questo, diciamo così, è quello che riguarda l'apprendimento strumentale in senso stretto, sia pure, diciamo, delineato per sommi capi. A questo punto va, secondo me, diciamo così, tirata in ballo l'analisi. Questo mi ricorda un po' le ricette che fanno su internet, che dicono prima si fa una cosa, poi parallelamente c'è un'altra, i carciofi gratinati, si puliscono i carciofi e poi nel frattempo si fa il ripieno. Però in realtà l'analisi va fatta, appunto, non è detto che uno debba per forza finire di assemblare il brano prima di fare analisi, prima la fa, meglio è. Ora, l'analisi musicale, io ho avuto il relatore, Loris Azzoni, che ha fondato che è stata la teoria funzionale di Hugo Riccardo. Chiaramente le analisi musicali, le tipologie di analisi musicale sono tantissime. Ora qui io farò riferimento, tra l'altro io vi consiglio anche un testo che è quello di Nicholas Cook, Guida all'analisi musicale, per avere una panoramica di quelle che possono essere, diciamo così, le tipologie di analisi. Però a mio avviso esistono analisi che servono a suonare meglio e analisi che invece in qualche modo sono un po' più stesse. Allora, per carità, le analisi anche che in qualche modo la finalità esecutiva hanno tutto il diritto di essere, perché io posso analizzare un brano e di capire dal punto di vista proprio chimico, anche se questa cosa svolge necessariamente una rispondenza diretta con l'esecuzione. Mi rifaccio per esempio a delle analisi del grande semiologo Jean-Jacques Nattier, oppure anche delle analisi di reti sulla patetica di Beethoven, per esempio mi viene in mente una dove sono tutti scomposti questi motivi che, diciamo, in qualche modo generano la sonata di Beethoven. Qual è il problema? Che però se l'analisi diventa fine a se stessa non me ne posso servire ai fini interpretativi, cosa che invece secondo me è fondamentale, perché è l'analisi, è il testo, è la, come dire, proprio il reperimento delle tensioni che fa la mia energia interpretativa, perché se io do un'energia eccessiva in un punto dove la tensione non c'è, in realtà non traduco correttamente il testo. Ecco, perché quello che poi sostanzialmente bisognerebbe, diciamo così, anche non dimenticare mai, è che noi siamo dei traduttori di testi. Non possiamo, per quanto la nostra, come dire, la nostra soggettività, il nostro ego ci porti a dire adesso lo interpreto a modo mio, non possiamo disconoscere che un testo sia stato scritto da un'altra persona, che noi abbiamo il dovere di tradurre e di portare ad altre persone. Nella traduzione sicuramente ognuno di noi è diverso, però
stravolgere il testo in senso di elementi portanti dal punto di vista strutturale, e ciò, questo tra l'altro, diciamo così, coinvolge anche la velocità di esecuzione. E qui, appunto, diciamo così, parliamo adesso non solo, diciamo, della, di quella che è l'analisi, ma di quella che potrebbe veicolarsi verso l'interpretazione consapevole. Arriviamo, come dire, al, al fulcro, diciamo, del nostro seminario. Ci sono due visioni interpretative che io vorrei porre alla vostra attenzione. La prima, che è quella, appunto, dice Libidaga, della fenomenologia della musica, che dice una cosa molto interessante. Non c'è musica finché due o più suoni non sono in relazione tra di loro. Che cosa significa? Se io faccio due suoni completamente avulsi da un contesto, in realtà quella non è musica. Il significato della musica si ha quando la, la relazione tra i suoni viene in qualche modo percepita come un tutto unico. Però che cosa succede? Che gli elementi all'interno di un discorso musicale sono elementi che appunto hanno di vario genere, che io devo percepire. Allora, secondo la fenomenologia della musica, ci rivediamo che questi elementi sono riconducibili a una e una sola velocità di esecuzione affinché tutti gli elementi siano riconoscibili. Celibidache, che è stato un direttore d'orchestra scomodo, perché era un personaggio che sicuramente, come dire, che aveva la conoscenza di sette lingue e non so quante lauree, quindi è un personaggio che sicuramente non aveva né paura di esprimere il proprio pensiero, aveva spesso degli strali piuttosto potenti nei confronti dei suoi colleghi. Però indipendentemente da questo, addirittura arrivare a dire ogni acustica ha una velocità di esecuzione, altrimenti io non riesco a percepire tutti gli elementi, è sicuramente anche un concetto importante, perché se io sono in una sala che sono molto diverso, se io faccio la stessa velocità, c'è un problema di, ecco, no, vi vedete, penso di sì, vi rivedo tutti, però vi vedo tutti fermi. Ecco, adesso vedo qualcosa che si muove. Mi sentite? Non so fino a dove siete arrivati con la mia chiacchierata. Gide, non so fino a che punto mi avete sentito. Sì, fino a quasi un minuto fa. Ecco, un minuto fa ha cominciato a fermarsi un po' il discorso. Quindi su Celibidache, adesso forse ripeto questo concetto. Sulla velocità di acustica, nelle acustiche diverse. Le acustiche diverse generano velocità diverse. Allora, questo però porterebbe tutti noi ad avere diciamo, di fatto l'inseguimento di una e una sola velocità, e questo forse sarebbe una schiavitù abbastanza severa. Mentre invece esiste poi un altro tipo di teoria estetica. Io ho avuto tra i miei professori all'Università di Bologna Luciano Nanni, che ha scritto un testo che vi invito anche appunto a leggere, che si chiamava Contra Dogmaticos, testo che in qualche modo ripristinava addirittura invece un discorso completamente opposto, cioè l'arte ha una semiosi diversa da quello che è un sistema linguistico ordinario. Per cui, se io parlo, per esempio, se io uso una parola come cappuccino, tutti voi sapete che cos'è un cappuccino. Ma se io ho di fronte a me un quadro, di fronte a me un'opera di letteratura, ho di fronte a me un brano musicale, ciò che rende l'opera artistica tale è proprio un concetto di semiosi illimitata. Ognuno può in qualche modo vederci quello che vuole. C'era un esempio che lui faceva di un poeta che aveva chiesto appunto a lui una prefazione sulle sue poesie, e dopo che dopo aver letto questa prefazione, lo stesso poeta scrisse a Nanni: ma io non ho voluto intendere questo nelle mie poesie. Nanni rispose: beh, però se lei ha scritto una poesia deve anche rendere, come dire, possibile che altri possano vederci un significato diverso. Allora, come in qualche modo conciliare queste due opposte tendenze, il fatto che esista una e una sola velocità nella musica, dall'altra parte quella che addirittura ognuno in qualche modo può leggere quello che vuole. Sostanzialmente potrebbe essere, adesso io avanzo un'ipotesi che in qualche modo però ha sempre condotto la mia, come dire, il mio essere musicista, il mio essere professore al conservatorio, ascoltare altre versioni, perché chiaramente il fondamentalismo genera mostri, nel senso che io non posso pensare che la mia interpretazione sia l'unica possibile. Anzi, la valorizzazione di un punto di vista diverso è quello che in qualche modo crea la possibilità di scambio e di progresso. Quindi, sostanzialmente,
riconoscere degli elementi, forse esiste un range in cui io posso andare in azione per difetto, nel senso che è un po' più lento, rispetto a una velocità ideale dove tutti gli elementi possono essere riconoscibili, a una parte invece per eccesso, perché vado leggermente più veloce, allora gli elementi sono ovviamente leggermente più compressi. È chiaro che la fraseologia, quindi le frasi che hanno in qualche modo delle onde che devono essere legate tra di loro, se io le onde le sovrappongo per eccesso di velocità, non riesco a sentire la fine di una parte e l'inizio dell'altra. Se viceversa le allontano troppo, non ho elementi per ascoltare, come dire, quelli che sono proprio gli elementi in correlazione. Però credo, ripeto, che esista in qualche modo una via di mezzo in cui queste entità siano riconoscibili sia per minima sovrapposizione sia per minimo allentamento di quello che potrebbe essere appunto un centro perfetto dove questi elementi poter, diciamo così, riconoscere, anche perché la nostra percezione soggettiva è diversa. Quindi la stessa velocità percepita da una persona può essere appunto lenta e per un'altra può essere invece veloce. Questo è però fa parte dell'umano vivere. Quello che noi cerchiamo di fare come esecutori è quello di seguire la nostra, diciamo, la personale percezione per cercare poi di offrirla agli altri. Però, ripeto, ci deve essere in qualche modo l'onestà intellettuale di non stravolgere quello che c'è nel testo, ma al tempo proprio cercare di scavarlo attraverso l'analisi e in qualche modo, diciamo, assemblato da quella che è una metodologia scientifica che mi permette di farlo con molta tranquillità e molta naturalezza. Metto di metodologia quella che è la postura, soprattutto poi la sua importanza, perché l'appoggio in avanti, seguendo un principio anatomico corretto di avere la schiena in asse e non dritta, diciamo che c'è stato, prendo spunto da questo per fare una piccola digressione, la didattica pianistica sofferto dal punto di vista scientifico, l'approccio scientifico lombari per non avere patologie tendine, questo anche crea la logica, no, cioè scusa, può essere scevi da nozioni anche in termini di, scusa Marco, si sente male, si sente, almeno io sento male, non so se anche per gli altri, per avere, per connessione, no, si sente male. Io, cioè, io. Sì, anche io non riesco a seguire nulla. Potrebbe essere utile chiudere i video delle persone che non intervengono. Siamo troppi col video, probabilmente. Sì, sì, proviamo a chiudere. Non so fino a che punto siete a sentirmi, però. Questo fatemelo sapere, casomai ripeto qualche cosa. Sì, 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 sì. Quando hai iniziato a parlare della postura, ecco, lì diciamo... Ah, ecco, vabbè, ho parlato un po'. Poco. Vabbè, diciamo che... Tu hai, scusa Marco, prima che scusa Marco, prima che riprendi, se hai altri dispositivi attaccati alla rete, forse conviene anche staccarli. Se c'hai un secondo computer attaccato, non so. Provo a vedere se sì, posso farci in un modo, sì, forse è questo che potrebbe dare fastidio. Vediamo adesso, trovo il sistema di spingere un altro computer, forse è questo. Vediamo se così va meglio. Abbiate pazienza un secondo solo. Ecco. Vediamo se così va meglio. Così dovrebbe migliorare sensibilmente. Va meglio così? Ma, mi sembra che vada meglio. Un pochino sì, mi sembra che va meglio, sei un po' sfocato sempre come immagine, però quello dipende dalla webcam, però l'importante è la continuità del discorso, penso, adesso a parte l'immagine che possiamo un po'... Magari spegni il cellulare, se il cellulare è collegato con la wifi. C'è tutto, infatti adesso l'ultima cosa che mi rimane è proprio questa, però per il resto ho spento tutto, non capisco perché non si... Quindi ci deve essere qualche problema. Ecco fatto.
adesso dovrebbe andare ancora meglio, spero di sì. Adesso non c'è più niente se non il computer che sto parlando, dovrebbe andare un po' ancora meglio, vero? Va bene, sì sì, andiamo avanti, sì sì, riprendiamo dalla cultura. Meglio? Sì, meglio mi sembra. Ecco, no, quello che tenevo, io spero che mi abbiate ascoltato, su quella che è l'idea interpretativa legata alla decodifica del testo, perché solamente il testo può darci una traccia di, diciamo, per seguire quella che può essere un'interpretazione consapevole. Barare sul testo, fare finta che il testo sia scritto in un'altra maniera e anche in qualche inseguire troppo un narcisismo di un'esecuzione che non è legato, poi alla fine genera mostri, nel senso che, come dire, in questa ultima, in questa società è più privilegiata un'esecuzione spettacolare. Io vedo molte persone suonare per cercare di essere al centro dell'attenzione, però poi in realtà tradisce quello che è la decodifica corretta di un testo, perlomeno non ne tiene conto. E allora sicuramente quando la soggettività varca i limiti di quella che è la lealtà di fronte a quello che è un testo, diventa in qualche modo fine a se stesso. Ecco, su questo è un po' un piccolo monito. Io però adesso non vedo proprio più nessuno, non so se addirittura continuate a sentirmi oppure no. Mi sentite? Sì. Molto bene. Abbiamo solo i video per sì, sì, sentiamo. Va bene, sì. L'importante è che questa mia... Allora, guardate, sì. Facciamo così, perché io adesso vorrei, mi pare, spero che appunto tutte le mie, le due componenti di metodologia e di analisi siano state abbastanza sviscerate per giungere a questo fatto dell'interpretazione. Ora, vorrei farvi un esempio, appena sono sicuro di essere ascoltato e visto, spero di sì, se Egidio mi dà una conferma mi fa piacere. Sì, va bene. Allora, adesso io in qualche modo vi do un cenno di quello che potrebbe essere un approccio al testo sotto questo profilo. Avevo il professor Di Bach, una con un'analisi, diciamo con una segmentazione di analisi del primo preludio del clavicembalo ben temperato di Bach, e la seconda della sonata K545 di Mozart, il primo movimento. Partiamo dal preludio di Bach e ovviamente faccio una piccola premessa. Bach, cembalo ben temperato, 1722, il primo volume, sicuramente, diciamo così, c'è il problema della critica all'esecuzione al pianoforte, no? Io adesso vi eseguo questo pezzo al pianoforte, è un brano, il clavicembalo ben temperato viene eseguito in conservatorio. Sicuramente ci sono personaggi che hanno, diciamo così, una visione più filologica, nel senso ovviamente Bach il pianoforte non l'aveva così come lo abbiamo noi. Allora qui però dobbiamo fare una distinzione dal punto di vista, cioè una precisazione o proprio una metà di campo. Noi disponiamo di uno strumento diverso da quello di Bach. Bach però non ha scritto il clavicembalo ben temperato, perché vuol temperierte clavier, anche secondo il trattato di Andreas Werkmeister, era, diciamo, un concetto di strumento a tastiera. Se, diciamo, secondo anche il Keller, c'è un testo di Hermann Keller, il clavicembalo ben temperato, un musicologo molto, molto interessante, che addirittura attribuisce per un fuoco a strumentazioni completamente diverse. Allora, diciamo che sostanzialmente ogni esecuzione forse è una trascrizione. C'è una fuga, quella in la minore, dove c'è addirittura un la basso che presuppone l'utilizzo di un organo, perché che il pianoforte ovviamente non ha. Ci sono degli stilemi che appartengono più a strumenti che ad altri, quindi forse la precisazione filosofica dell'eseguire Bach al pianoforte come se fosse il clavicembalo mi ricorda un po' come un Amish, che se quegli Amish ci sono, quella popolazione, quella comunità che non può utilizzare tutto ciò che è tecnologicamente avanzato. Allora, noi diciamo ci troviamo ad avere quelli che vogliono il Bach al pianoforte senza pedale. Mi ricordano un po' un Amish che si compra una 500 e gli attacca un cavallo perché la 500 non la può usare. Diciamo che questo sistema, come dire, non mi trova d'accordo, nel senso che la 500 prendo la chiave e metto in moto e la guido, non posso stare con i piedi in due scarpe dal punto di vista, come dire, interpretativo. Io scelgo di suonare Bach al pianoforte e di sfruttare tutti i registri che questo comporta. Io ebbi occasione di ascoltare il clavicembalo ben temperato fatto da Maurizio Pollini, che di fatto, diciamo, non è stato mai un interprete tra i più, come dire,
grassi nel senso di suono della storia, e aveva un uso del pedale assolutamente appropriato per quello che io ricordo della sua magnifica esecuzione. Ora, fatta questa scelta di campo, quindi un suono, Bach al pianoforte, adesso andiamo a vedere che cosa succede dal punto di vista testuale. Io mi sposto, ma in qualche modo cercherò di rendervi comprensibile le mie parole. Faccio che voi vediate anche quanto mi funziona. Ecco, spero che vediate. Il Clavicembalo ben temperato, primo preludio. Io ho dato non soltanto la partitura secondo un'analisi, secondo i miei criteri, ma anche quella che è l'analisi schenkeriana. Ora, le due analisi che io prendo in considerazione sono appunto quella di Riemann e quella di Schenker, non per omaggio al mio magnifico amico professor Pozzi, quanto anche perché Schenker è un tipo di analisi che, come quello arimaniano, contribuisce a dare un'idea esecutiva, cioè l'idea scritta dell'analisi è una traccia per un'interpretazione migliore. Ora io mi auguro che voi abbiate il materiale che ho inviato al professor Pozzi. Diciamo che sostanzialmente, appunto, partiamo da quella che è la segmentazione del primo preludio secondo un concetto, diciamo, riemanniano. Allora Bach arriva a segmentare questa composizione in sei parti. Questa è la mia parte, c'è un primo nucleo A. Nella segmentazione riemanniana, in realtà il nucleo A, diciamo così, e il successivo nucleo B sotto l'unica frase. Però diciamo che anche, diciamo, guardando bene il grafico, queste prime quattro battute costituiscono un gruppo a sé. Che cosa vuol dire? Che praticamente Bach, e questo appunto è riconosciuto da entrambi i sistemi analitici, è come se in queste prime quattro battute Bach volesse determinare il campo tonale. Quindi inizia da un primo grado, che do maggiore, adesso veramente cerco di essere anche più semplice, tocca il secondo grado, re, quinto grado, sol. Questo è una cadenza, questo è un giro di funzioni accordate che in qualche modo definiscono il campo tonale di attacco, quindi è do maggiore. Questa tonalità viene in qualche modo codificata da quelle che sono le sue funzioni. Sottodominante, quella legata a re, quella di dominante, di sol, e quindi in quattro battute del Bach presenta quello che ha. Dopodiché inizia una serie di, diciamo così, inizia un percorso che va verso una prima modulazione, verso sol, verso la sua dominante, verso appunto quell'altra, l'alter ego della tonica. Ora, questo tipo di percorso, per esaminare questo percorso, vorrei farvi notare un particolare, la figura, cioè l'ambito in cui si muove Bach dal punto di vista melodico. Anche questa analisi testuale è fondamentale ai fini interpretativi. Quanto più una nota va verso l'acuto, quanto più avrò un'attenzione intrinseca, perché chiaramente le note che sono nella parte, man mano che vado verso l'acuto, hanno un numero di vibrazioni maggiore. Quindi il compositore non mette una nota acuta, se la mette devo tenere in conto. Nella parte successiva, io parlo di segmento B, ma nell'analisi schenkeriana in realtà fa ancora parte del primo segmento, Bach mette la nota più acuta, che è un La. Poi scende sol. Continua a scendere. Oh. A questo punto Bach ha ricreato il modulo iniziale dove l'ambito era di decima, da cui era partito, ed è asceso a sol. Quindi in qualche modo ha raggiunto un punto intermedio, diciamo così, di percorso, dove però la riconoscibilità del modulo di base è data proprio dagli intervalli estremi. Ora, questo ambito di decima, se voi vedete il grafico schenkeriano, è visibilissimo, c'è proprio questa discesa di Bach, quindi noi non possiamo non tenere conto del fatto che lui è arrivato a una stazione del suo percorso. Continuiamo a vedere quello che succede in Bach. Bach cerca a questo punto di tornare verso quella che è la tonalità iniziale, quindi verso do. Prima ha una sua modulazione verso re. Questo re l'abbiamo già sentito prima, no?
quindi è come se in qualche modo Bach ritornasse sui suoi, diciamo così, in quello che era il suo percorso originario. La modulazione a re precede quella del ritorno a do. A questo punto diciamo che Bach è tornato alla tonalità di partenza, è partito da un ambito alto, piano piano comincia a scendere. Questo ci sono le note della parte acuta, perché sentite proprio che c'è questa discesa, che appunto nel grafico scintillante si vede molto bene, ma di cui devo tenere conto ai fini dinamici. Quindi se io scendo dal punto di vista melodico, non posso crescere perché ottengo, come dire, esercito un'energia diversa rispetto a quella che è la testualità di Bach. Vado avanti, allora. Abbiamo otto do maggiore. Oh, a questo punto ci sono altre quattro battute. Ci sono quattro battute nella mia segmentazione, diciamo così, ma anche in quella di Riemann, è quella che chiamiamo il punto D. Adesso abbiamo fatto A, B e C. Quindi A è la prima. B è quella che parte con l'acuto, la nota più acuta. Quando arriviamo poi a Sol, finisce la prima sezione, si inaugura una terza, che è quella delle modulazioni per tornare a Do maggiore, e poi Bach fa una cosa ancora più particolare. Vuole arrivare alla stessa dimensione intervallare, quindi di decima, esattamente un'ottava sotto. Gli servono altre quattro battute. Siamo arrivati qui, siamo partiti qui, siamo passati da Sol, siamo tornati a Do. Nel grafico scintilliano questo ripercorrere l'intervallo che dall'inizio, da una certa altezza scende di ottava, è visibilissimo. Se Bach scende di un'ottava, chiaramente quando io arrivo a questo punto non posso farlo più forte dell'inizio, sarebbe un controsenso dal punto di vista dinamico. Quindi devo sapere che inizio in un certo modo, Bach mi aiuta con una nota molto acuta e da questa scendo prima a Sol e poi ritorno a Do. Quindi quando arrivo qui la temperatura dinamica del brano di fatto al suo minimo. Dobbiamo però in qualche modo arrivare all'altra metà, quindi bisogna risalire quella che è il coefficiente tensivo. Allora, a questo punto diciamo non possiamo non esplicitare l'idea del punto culminante. Ecco, questo secondo la fenomenologia della musica è un dato assolutamente imprescindibile. Ogni brano ha un suo punto culminante che di fatto coincide col suo punto di massimo. Però diciamo in questo modo dobbiamo anche vedere dov'è e perché, e questa, a questo serve l'analisi. Vediamo che cosa succede dal punto di vista armonico. Bach a un certo punto riscalda un po' i muscoli per far salire la tensione espressiva. Adesso parliamo del segmento E. Inauguriamo altre quattro battute. Queste quattro battute che vi ho suonato hanno tutte, diciamo così, presentano tutte delle tensioni piuttosto notevoli. Vi faccio notare un particolare. All'inizio della sezione D, le battute che servivano a tornare in quest'ambito, Bach usa un accordo in una forma particolare. L'accordo di quarto grado, quindi fa. Quattro suoni sull'accordo del quarto grado ne costituiscono una settima piuttosto importante, settima aumentata. Perché questa è una settima fortemente dissonante? Perché questa settima è vicinissimo questo intervallo a quello di ottava, quindi stride in modo più potente rispetto ad altri. Ma Bach questo intervallo di settima lo mette al basso, quindi ha una frizione molto ridotta, perché è una settima di passaggio. Anche preparata prima, quindi uno quasi non l'avverte, ha una sua dimensione anche quasi intima. Questa stessa settima, quando Bach la mette all'acuto, ha una valenza tensiva molto maggiore. Eccola. Quindi vedete come anche lo stesso accordo usato dal compositore può avere una valenza energetica diversa a seconda della posizione in cui. Io spero che nel frattempo mi stiate ascoltando, che si.
Egidio, dimmi, fammi cenno col capo che la connessione va bene. Allora, diciamo che allora queste quattro battute del segmento E, quindi 1, 2, 3, 4, il quinto segmento, diciamo che appunto inaugurano prima questo tipo di tensione, poi hanno una tensione ancora maggiore con questa settima di minorità. Un'altra settima di minorità. Arriviamo al segmento più ampio di tutto il periodo, di 4 più 4 battute, 8 battute. Perché Bach a questo punto fa 8 battute? Perché prepara il punto culminante. Questo coincide col fatto che finalmente al basso abbiamo la nota sol, abbiamo la dominante. Su questa dominante, su questa nota, Bach deve far crescere il più possibile la tensione armonica. Poi, tra l'altro, proprio il fatto di insistere sulla stessa nota crea una tensione maggiore. Da questo momento partono 4 battute, che adesso vi faccio sentire. La tensione cresce, ecco. Questo è il punto culminante. Perché questo è il punto culminante? Perché all'interno di questa battuta noi abbiamo due funzioni uguali e contrarie. Noi abbiamo una settima diminuita che dovrebbe risolvere proprio sulla dominante, proprio sul sol, e la compresenza della stessa nota al basso. Quindi abbiamo una frizione tra ciò che deve portare a una funzione e la funzione stessa. Questa opposizione di, diciamo, di funzioni, diciamo proprio più opposte di così non si può, nel senso che c'è qualcosa che porta a una meta e la compresenza della stessa meta rende questa la battuta punto culminante. Quindi è qui che mi devo giocare tutta l'energia possibile. E infatti la quarta e sesta successiva, questa corda di distensione in qualche modo finalmente riesce a compensare tanta tensione, e piano piano la tensione scema per le altre quattro battute. Da notare che il vertice è proprio 4 più 4 e la doppia funzione e inaugura la seconda serie di 4, cioè 4 crescono e all'inizio della seconda serie di 4 c'è il punto culminante. Quindi Bach è molto bravo a tracciare un arco percettivo congruo. Con 4 battute preparo il massimo della tensione, la raggiungo e poi piano scendo. Mi risuono le prime 4, arrivo al punto culminante e poi scendo nelle altre successive. E qui arrivano le ultime 4 battute. Che cosa succede nelle ultime 4 battute? Bach, diciamo così, adesso la tensione raggiunta nel punto culminante del gruppo di 8 battute, se voi vedete anche l'analisi schenkeriana, anche lì è un arco ampio, non può essere estinta alla fine delle 8, c'è bisogno di altre 4 battute di compensazione. Ora è chiaro che la tensione che noi, diciamo così, produciamo all'interno di un brano musicale, questo dal punto di vista compositivo, deve essere ben bilanciato. Se la fine è muzza, la tensione non riesce a essere, diciamo così, dipanata per quello che deve essere, per quanto è stata creata. Questo, per esempio, era un problema che aveva Beethoven nelle code. Haydn, che è stato per qualche tempo l'insegnante di Beethoven, gli rimproverava il fatto di avere delle code troppo lunghe. In alcune analisi è noto come il fatto proprio che la tensione tra i gruppi tematici contrapposti beethoveniani necessitassero di un'evoluzione maggiore, perché la tensione era troppo forte perché le code potessero bastare secondo la lunghezza che aveva in mente Haydn. Ora, questo ovviamente non è la sonata beethoveniana, però abbiamo visto che il punto culminante è troppo vicino all'ultima battuta di 8 per poter essere considerata l'ultima battuta di 8 la conclusione del preludio. Quindi Bach ha bisogno di un'altra cosa per stemperare la tensione. Cosa fa? Fa una modulazione a fa maggiore, trasformando do nella sua dominante con l'uso del si bemolle. Quindi abbiamo questa percezione dell'armonia di fa che in qualche modo, come dire, placa la tensione precedente, dopodiché introduce l'armonia di dominante. E questo
direttamente a casa, con una, come dire, particolarità. Bach ritorna su di registro. Lui non rimane nel registro grave come la penultima battuta. Siamo troppo bassi, ha bisogno di qualche cosa per risalire. Quindi, ritorna sopra per scendere verso la tonica. Ora, che cosa ho fatto? Io ho cercato di spiegarvi quello che accade all'interno di un testo, nella segmentazione, nell'armonia, per cercare di individuare quelli che sono dei picchi energetici, alcuni parziali, altri che scendono, e strutturalmente intravedere il percorso che Bach ha in qualche modo inteso costruire. Ora, noi possiamo suonare questo preludio in mille modi diversi, e anche dal punto di vista esecutivo io ho sentito, per esempio, magari del Wood lo faccia così, faccia addirittura tutto staccato. Nella grafia bachiana la prima nota è tenuta per tutta, diciamo, per metà battuta, quindi questo è costitutivo del testo. Se Bach scrive legate le prime due note e vuole che la prima, per avere più armonici, venga tenuta, è una scelta di campo quella poi di fare il resto staccato, perché è un effetto contrastante. Allora una è tenuta, l'altra è staccata. Questa è una scelta interpretativa che, diciamo così, all'interno della soggettività non possiamo, come dire, condannare. Preferisco invece, in qualche modo, per quanto mi riguarda, seguire l'idea delle prime due note tenute di Bach, affinché anche le altre subiscano un processo di legato con cui in qualche modo cercare, diciamo così, un'espressione più coerente, più congruente, che non abbia un problema di contrasto, ma anzi un problema di continuità. Però questa è una mia personale visione. Chiaro che nella decodifica strumentale di quello che vi dicevo all'inizio, quello che mi interesserà sarà intanto fare in modo di essere, di tenere le note che devono essere tenute in modo molto chiaro, e al tempo stesso invece sentire molto chiare anche, diciamo, le sei note successive di ogni cellula, dove l'appoggio ritmico va messo sulla prima nota, sulla terza nota delle sei che costituiscono, diciamo, la cellula, il motore di questa, il motore ritmico di questo gruppo. Questo per quanto riguarda Bach. Ora io vorrei sottoporre alla vostra attenzione un'altra cosa. Vorrei sottoporvi, parlarvi di Mozart. Ora, io ho scritto la mia tesi di laurea sugli elementi compositivi costanti delle sonate mozartiane, perché le ho incise tutte dall'88 al 91, e ho avuto la fortuna di avere il professor Azzarone, che ha voluto che potesse esprimere la mia visione proprio sugli elementi costanti in Mozart, non che faccia le sonate tutte nella stessa maniera, però essendo lui sempre il compositore, ha degli stilemi che si possono riconoscere all'interno delle sonate. Il mio editore, quello che mi ha pubblicato le sonate dal punto di vista del CD, ha poi pubblicato anche il mio testo, pubblicato la mia tesi come testo, e vorrei rendervi noto il fatto che all'interno della sezione cosiddetta di sviluppo, quindi parliamo di quella che è la forma sonata, è una forma complessa. Per i non musicisti dirò che la forma sonata è una forma che si basa sostanzialmente, il primo movimento, parlo del primo movimento, in forma cosiddetta forma sonata, poi invece la sonata è un'architettura più complessa dove ci sono più movimenti, due o più movimenti. La forma sonata è invece la struttura generalmente del primo, ma può essere anche di altri movimenti, dove l'effetto di contrasto, anzi di costruzione, è ottenuto con la contrapposizione di due entità tematiche che appartengono a regioni tonali diverse. Queste due entità tematiche, primo e secondo tema, sono tra loro in genere in rapporto appunto tonica dominante, do solo, un po' come quello che abbiamo visto fare in Bach, ma man mano che la storia della musica si evolve, queste regioni tonali possono essere anche diverse. In Schubert vedremo che addirittura sono altri gradi. Schubert aprirà al romanticismo la possibilità di altri tipi di modulazione, ma diciamo che sostanzialmente Mozart, l'esempio di cui parlavi, ha una tonica. Anche Mozart ha un punto culminante nella forma sonata, che si trova nel 90%, si trova nello sviluppo, perché la forma sonata ha un'esposizione di questi due temi, una parte centrale dove c'è un'elaborazione libera da compositore e una ripresa dei temi iniziali.
Che cosa succede? Lo sviluppo è proprio il punto in cui il compositore è chiamato ad avere il punto più lontano, in modo che la ripresa del tema abbia un effetto, come dire, proprio di gioiosa ripresa di un qualcosa del noto. Quindi quanto più il compositore si allontana, diciamo così, dalla tonalità di partenza, quanto più l'effetto di ripresa è più efficace. E due musicologi, che sono David Eisman e David Bushler, hanno analizzato questo aspetto. Il primo ha individuato quello che si chiama la meta armonica, Harmonic Goal, nel suo saggio, che è il saggio del 91, però precedentemente David Bushler aveva proprio individuato i percorsi che portano alla meta armonica. Quindi diciamo che ci sono due direttrici che Mozart normalmente segue per arrivare a questo punto. Qual è la meta armonica? Io poi nel mio testo così di avvalorare questo tipo di queste osservazioni che erano state condotte da questi due studiosi, di fatto hanno ragione. La meta armonica di Mozart normalmente coincide con l'età relativa minore rispetto a quella di partenza, e anzi addirittura lo dicono soprattutto Eisman proprio in ciò che prepara la tonalità minore, quindi la dominante della tonalità minore, il punto di massima tensione di Mozart. Allora, detto questo, in via assolutamente generale, adesso volevo farvi sentire cosa accade in una delle sonate più note del compositore austriaco, che è appunto la 545. La 545 è una sonata che lui ha scritto a fini assolutamente didattici, perché l'idea didattica dei compositori, che sicuramente va contestualizzata. Chiaramente Mozart nelle sue lezioni non poteva prescrivere ai suoi studenti di andare dai cordi a prendere le partiture degli studi, quindi doveva in qualche modo provvedere egli stesso a fornire del materiale che potesse in qualche modo essere utilizzabile ai fini di lezione. La sonata 545 è una sonata che assolve questo compito, perché chiaramente è fondamentalmente basata e ha un tema che ormai ovviamente vi seguo, cerco di rimettermi in posizione da essere ascoltato. Il materiale tematico della sonata in do maggiore è noto. E qui iniziano ovviamente tutta una serie di scale che didatticamente sono fondamentali ai fini, per gli allievi. Ora poi sulle scale ci sono anche qui teorie diverse, c'è chi non le fa studiare più, c'è chi le fa studiare 18 ore al giorno. Chiaramente la scala è un veicolo, è uno stilema che lo stile classico, ma non solo lo stile classico, quindi tra 700 e 800, utilizza a piene mani, ma è proprio uno stilema espressivo, quindi è chiaro che saper suonare bene le scale, esercitarsi sulle scale, non fa altro che darci uno strumento, uno stilema di cui appropriarsi serve a eseguire meglio qualcosa di espressivo. Ora, questo per quanto riguarda il primo tema, chiaramente poi Mozart segue le scale, poi invece attacca, deve poi in qualche modo portare questo primo tema verso il secondo, quindi da Do a Sol. Questa è una funzione assunta da quello che si chiama ponte modulante, che è questo. Con questo segmento Mozart va verso la nuova tonalità, che è Sol maggiore. E questo è il secondo tema, più morbido, più discorsivo, in modo diverso rispetto al primo. Allora, Mozart finisce questa prima parte, che è appunto l'esposizione, dopo il trillo, con un piccolo inciso diverso da quello che abbiamo sentito fino adesso. Questo qui, in tutta la prima parte della sonata, non l'abbiamo sentito, è un elemento nuovo. Ma come lo sviluppo, come la sezione successiva, che è quella libera, vi ho detto, lo sviluppo è la sezione libera del compositore nella sua forma sonata, Mozart fa immediatamente qualche cosa di particolare per cercare di rendere contrastante, e qui lo vuole proprio, l'attacco dello sviluppo. Questa è una cosa che nel mio testo è messa in evidenza, cambia di segno alla dominante, da quello che era Sol maggiore diventa Sol minore. Quindi, cambiando la polarità dell'accordo, immediatamente dopo fa un contrasto. Lo fa spessissimo questo. Qui lo fa con il materiale della coda, con questo pezzettino, ma in altre sonate lo fa invece proprio col materiale del primo tema. Qui però continua con questo piccolo nucleo,
E quindi... quindi sol minore, abbiamo già un effetto completamente straniante rispetto a quello, a dove, a, diciamo, a quello che c'era prima, anche perché la sonata in do maggiore ha questo senso, diciamo, no? Molto serafico, estremamente olimpico. Quindi andare direttamente su questo è tipicamente mozartiano, questo cambio repentino di, diciamo, di connotazione da quella più, come dire, da quella più serena a quella più tragica nello spazio di una battuta. Sol minore, altra modulazione, re minore, quindi anche qui ci muoviamo nello spazio della tonalità, quindi re e secondo grado di do, però è sempre una tonalità minore. A questo punto parte qualcosa, succede qualche cosa, cioè sfruttato questo elemento, Mozart fa partire un'altra volta delle scale, però le fa partire in senso contrario, quindi la, diciamo, tessitura va allargandosi, e questa è una tecnica che porta per sua natura stessa ad avere il massimo della tensione possibile. Se io allargo il suono all'interno della tastiera, sicuramente voglio un effetto di tensione. Parte con le scale. Ed è questo il punto culminante. Io arrivo finalmente a stabilire la tonalità relativa minore di do, che è la minore. E ci arrivo con la seconda scala. Finalmente sono in la minore. Com'è che vedo che questo è il punto culminante? Perché Mozart qui tocca la nota più acuta, eccola. E ritorna il primo tema. Quindi l'attacco dell'ultima progressione. Da questo mi parte l'energia maggiore che in qualche modo poi devo cercare di far scendere fino all'attacco della ripresa del tema. Allora, io non posso non tenere conto di questo, cioè quando Mozart arriva a questo punto, so che è il massimo della tensione, perché da questo momento la tensione poi comincerà a scendere. Allora, se io attacco lo sbocco, non lo posso attaccare anche nella sua drammaticità troppo forte, perché ho ancora due modulazioni che mi aspettano per arrivare a quella che si chiama appunto la metarmonica. Detto questo, adesso poi, diciamo così, la sonata vi invito all'ascolto della 545, il professor Pozzi ha un link, oppure se volete su YouTube trovate la mia esecuzione integrale della sonata 545, perché manca, mi pare, solo un volume delle sonate su YouTube, ma insomma tutte le sonate da me incise sono disponibili senza problemi. Ora, a conclusione del mio discorso, sostanzialmente non possiamo interpretare un brano facendo a meno di capire come è fatto, facendo a meno di capire chimicamente come è fatto e dove anche le tensioni si trovano rispetto alla struttura generale. Questo, secondo me, facilita il compito. Da una parte ci dà una traccia, ci dà un percorso di cui non dobbiamo assolutamente tenere conto e che, ripeto, nell'assimilazione del brano va fatta, diciamo, dall'inizio, perché è chiaro che mettere energia in punti dove l'energia non va, o in punti dove, diciamo, appunto poi va misurata, perché se io sparo tutta l'energia in un punto dove non c'è il punto culminante, rischio di fare, come dire, di essere incongruente rispetto a quello proprio che è il testo. E diciamo che tracciare questo percorso e a cercare di seguirlo rende l'interpretazione per certi versi più agevole, perché io non faccio che assecondare qualcosa che, diciamo, naturalmente mi crea diciamo così, un percorso. Concluderei questa mia chiacchierata, poi ovviamente avete delle domande da fare, vi rispondo molto volentieri se ci riesco. Diciamo che appunto io ho iniziato questo parlando con un senso di viaggio, è un viaggio, un percorso con una meta, che è quella, diciamo, della comprensione del testo, che è quella dell'esecuzione. C'è un film che ho visto da poco, che è un film con Robert Redford, è un film simpatico, si chiama Spasso nel bosco. E in questo film, praticamente, sia lui che un altro amico, che Nick Nolte, fanno questo grande viaggio nella catena degli Appalachi americani, fanno questa grande passeggiata. Alla fine di questo percorso, quando Robert Redford torna a casa, scopre che l'amico da ogni tappa gli ha mandato una cartolina. Ma l'ultima cartolina che gli manda è un
simpatico. Va bene, tornati a casa, qual è il prossimo viaggio? Questo è un po' la caratteristica del musicista, cioè concluso un viaggio, diciamo così, pieno, diciamo, di problemi, pieno di incognite, perché poi quando uno inizia, quando arriverà, però insomma, diciamo che scendo ciò che deve affrontare, grosso modo è preparato, si imbarca e dovrebbe funzionare. Finito un viaggio, poi c'è la curiosità di iniziare un altro. E questo tipo, diciamo così, di artigianato di percorso è quello che in qualche modo è anche la meraviglia della costruzione di un brano musicale. Probabilmente scavare per arrivare a un'interpretazione consapevole è un po' più faticoso, però è anche un viaggio molto bello capire i procedimenti mentali del compositore e vedere come ha ragionato. Almeno questo è sempre quello che mi ha incuriosito e che ha contraddistinto la mia parte di interprete e anche, diciamo, di insegnante, nel senso che in conservatorio esprimo gli stessi principi quando devo insegnare un brano musicale, quindi diciamo che è un principio che bisogna tenere presente in modo coerente, sia come, come dire, per fare un vaso, sia per insegnare a farlo. Ecco, io mi auguro che gli studi italiani, in conservatorio soprattutto, continuino a privilegiare, ovviamente, nell'aspetto, anzi, non solo a privilegiare il fatto manuale, quindi dell'assorbimento del testo, e in qualche modo a renderlo soggettivamente possibile, perché ripeto, le prescrizioni temporali strette agli studenti possono portare danni, ma al tempo stesso privilegiare l'analisi proprio perché tu la capirla. È un viaggio fantastico che tempo, ma è una miniera preziosa di materiale che poi uno non si scorda più, e anzi è contento mentre suona di sentire che c'è un certo tipo di stilema, un certo tipo di ricerca del compositore che è contento di poter rendere a se stesso e agli altri. Bene. Io spero che abbiate sentito tutto. Sì, sì, c'è stato qualche piccolo, però credo che il discorso si potesse seguire abbastanza bene, almeno io l'ho seguito tutto quanto molto bene, anche se mi rendo conto che è un discorso abbastanza tecnico, ma d'altra parte quando si parla di musica è chiaro che non è che si possono solo chiudere gli occhi e pensare alla propria, alle stelle, insomma, ecco, bisogna chiaramente tener conto del testo scritto, bisogna tener conto dell'interpretazione, della storia dell'interpretazione, quindi è chiaro che una parte tecnica sull'interpretazione della musica è fondamentale. Non voglio occupare un posto alle domande, io ne ho alcune, naturalmente, però me le tengo da parte e vorrei lasciare più posto a osservazioni e riflessioni da parte degli altri ospiti e dei partecipanti a questo seminario. Quindi se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda può direttamente aprirsi il microfono e parlare, oppure alzare la mano se... Sento qualcosa, però non riesco a percepire interlocutore e domanda. Sì, anch'io sento qualcosa. Comunque, allora, magari nell'attesa, io vorrei fare qualche osservazione. Allora, intanto grazie Marco del tuo seminario, naturalmente, delle tue osservazioni che mi trovano naturalmente estremamente d'accordo. E questa è una cosa un po' particolare, no? Perché la mia provenienza è più una provenienza schenkeriana, quindi proveniente dalla teoria di Schenker e dall'interpretazione schenkeriana, mentre la tua provenienza è più un'interpretazione riemanniana. Eppure, nonostante questa differenza di formazione, in realtà poi sull'interpretazione e sul testo scritto ci troviamo sempre molto d'accordo. Cioè, noi poniamo sia gli schenkeriani, sia... Mi sento malissimo, Egidio, non ti sento più. Ah. Ti sento a tratti, Egidio. Sì, non so se... Anche per gli altri c'è questo tipo di problema? Ti sento a tratti, Gio, non so gli altri. Cioè, noi sentiamo bene. Io personalmente sento bene il professor Pupo. Io sento... Anche io abbastanza bene. Io sento benissimo. No, io ti sento a tratti.
ti sento un po' attratti, però sull'ecumenismo cioè, ho capito. No, ma è un ecumenismo. No, è un ecumenismo. A me non piace tanto l'ecumenismo, diciamo, sono più radicale, diciamo, nelle posizioni. Però io credo che il fatto di essere d'accordo parte da una constatazione che sia Riemann che Schenker avevano immediata, cioè l'importanza del testo scritto, cioè il rispetto del testo lasciato dal compositore. Cioè, questo è il punto di vista fondamentale. Cioè, non si tratta di andare a immaginare cose astruse oppure chiudere gli occhi e immaginare cosa dice il titolo. Si tratta di leggere le note e cercare di dare un significato al testo che ci ha lasciato il compositore. Questo rispetto della partitura è un elemento che Schenker e Riemann e anche Schoenberg, ovviamente, tutti i grandi, come anche Tovey, tutti i grandi analisti della fine dell'Ottocento, avevano sempre. E quindi l'analisi per questi grandi analisti era un mezzo per dare significato al pezzo, per comprendere il pezzo. Questa ovvia conseguenza non è sempre, come dire, evidenziata negli studi musicologici attuali. Cioè, mettere prima l'analisi e poi l'interpretazione è una scelta di campo che non è fatta da tutti. Non so se mi hai potuto seguire, Marco. Una scelta di campo fatta da una scelta di campo, a tratti sono riuscito a sentirti, però ti perde spesso, ho dei salti, va bene. Poi diciamo che tra una cosa e un'altra forse capisco quello che dici. Però continua, spero di sentirti. Insomma, abbiamo questa cosa in comune del rispetto del testo. Ecco, questo è fondamentale. Un allegro non può essere... Ecco, diciamo che forse, proprio a maggior ragione, la comprensione del testo serve a far capire, come dire, l'indicazione. Chiaro che una successione di funzioni di un certo tipo porta a una velocità strutturale che può essere un allegro, un andante, un presto, dove sono proprio il sistema di assemblaggio delle funzioni che dà la velocità, che poi al tempo stesso è nella percezione dei suoi elementi. Quindi anche questo che dicevo, l'interpretazione alla, diciamo, della fenomenologia della musica non può non tenere conto di questo. Sicuramente i compositori non scrivono delle funzioni, come dire, avulse dal contesto che loro stanno creando. Se io compongo un allegro, non posso comporre le funzioni armoniche con una velocità troppo lenta, deve essere congrua a quella che poi è un allegro. E quindi noi siamo tenuti a rispettare questo, proprio in virtù proprio dell'idea artigianale che poi è stata la base che ha portato a configurarsi la struttura in quel modo. Quindi sicuramente, ripeto, da scuole diverse poi la pensiamo alla stessa maniera, proprio perché non possiamo fare a meno di notare quanto l'analisi poi dia ragione proprio della struttura stessa che uno va a eseguire. Ecco. Non so se ci sono però delle domande da parte, diciamo, di qualcun altro. Allora posso intervenire, Marco? Mi senti? Mi senti, Marco? Sì, col tempo. Okay. Sì. Okay. Allora, io intervengo, diciamo, da persona... non assolutamente all'altezza di chi sta seguendo questo corso, perché io sono un appassionato di musica, un melomane, ho studiato pianoforte privatamente per conto mio e conosco Marco da quando aveva i calzoncini corti, perché eravamo vicini di casa, siamo praticamente cresciuti insieme. Beh, lui è più giovane di me, però lo conosco da una vita, ho seguito un po' tutte le... Fra l'altro, Marco, non so se qualcuno lo sa, ma la prima volta che ha messo le mani su una tastiera è stato su un organo a canne. È vero, su un organo. Chi comincia con gli organi, tanti musicisti hanno cominciato con gli organi. Allora, no, volevo dire questo a Marco. Io ho cercato di seguire la tua presentazione, ma, e mi sono accorto che tu hai dato praticamente una...
giustificazione tecnica, ma anche scientifica, se vogliamo, di certe cose, che di certi momenti, certi passaggi che io ho sperimentato personalmente. Cioè, questi due brani che tu hai fatto sentire, io li ho studiati, li conosco, mi sono accorto che in certi punti, quando tu descrivi, eccoci qui, stiamo arrivando al massimo della tensione, eccetera, eccetera, e in effetti è proprio così, cioè, però tu hai dato una rappresentazione, direi quasi veramente scientifica, al discorso dell'interpretazione e dell'espressione, tanto da arrivare a un punto che io direi che, per quello che tu hai detto, vediamo se sei d'accordo, tutto sommato anche questa è musica a soggetto. Allora, io personalmente seguo molto la lirica, il melodramma e tutto ciò che è musica a soggetto. Qui invece parliamo di musica, dovrebbe essere musica pura, ma neanche per idea, perché anche questa è musica a soggetto, mi ha fatto scoprire Marco, nel senso che c'è tutto un discorso dietro, non è musica nata dal cuore, dall'intelletto, no, c'è proprio dietro, c'è tutto un ragionamento logico, quasi che sia Bach che Mozart hanno voluto mettere in musica, quindi rappresentare un discorso logico, quindi proprio un soggetto che sì, non è chiaramente una storia, no, è proprio, quindi, come dire, è veramente la musica pura, se vogliamo, non esiste, cioè tutta la musica, quella bella, diciamo, quella che possiamo definire di un certo livello, è musica a soggetto anche questa, perché non è stata scritta a caso, insomma, quindi ci sono delle motivazioni che tu, Marco, hai descritto in maniera non solo tecnica ma scientifica. Magari questo è un discorso che poi riprenderemo a voce quando ci incontreremo la prima volta a via Baldovinetti, insomma, ecco. Perché mi interessa continuare il discorso con un po' più di... Diciamo che la differenza tra la musica prettamente strumentale e quella operistica potrebbe essere in qualche modo superata da quella che è un'affermazione del grande studioso dello stile classico Charles Rosen, che appunto ha scritto lo stile classico e quasi via, e dice una cosa fondamentale: per esempio nella forma sonata il rapporto tra le entità tematiche è quasi un rapporto tra personaggi. Esatto. Di fatto sono dei personaggi. Bravo. E la, come dire, questo, la flotazione tra i temi, e questo è un problema ancora più spinoso, cioè all'interno della stessa forma, della forma sonata, i temi, secondo un certo tipo di scuola interpretativa, vanno fatti con una leggera, diciamo, con un tatto ritmico diverso. Secondo quello che penso io, no, nel senso che il compositore cerca in qualche modo di darci delle chiavi per la quadratura del cerchio, e all'interno dello stesso tempo che io devo trovare la connotazione di due entità diverse, perché altrimenti io, come se recitassi la Divina Commedia, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, cioè non posso modificare la mia velocità di eloquio a seconda, diciamo così, in modo talmente marcato da non farmi capire quello che dico. E allora però all'interno dello stesso tactus ritmico, dentro la stessa struttura, devo saper connotare come personaggi diversi le entità tematiche. C'è una divisione che era fatta, però anche questa era molto relativa, nel fatto che il primo tema fosse un tema sempre prevalentemente maschile, di carattere maschile, e il secondo femminile. Però questa casistica non reale, non è realistica, perché molte volte nello stile classico abbiamo, diciamo, all'inizio della strada un tema assolutamente dolce e poi un tema contrastivo nella seconda parte. Quindi, diciamo, parlerei proprio di connotazione diversa, ma non, diciamo, senza attribuire a generi sessuati, diciamo, intesi di forza e debolezza o di delicatezza e energia. Sono personaggi e come tali vanno proposti, vanno capiti, vanno assimilati e restituiti, altrimenti la forma sonata diventa una cosa sterile, così come tutte le entità tematiche all'interno anche di brani che possono essere le forme aforistiche dell'Ottocento, no? Che sono scritte in rapsodie, intermezzo, capriccio, in realtà sono delle connotazioni che poi hanno, o anche le ballate, che hanno episodi diversi, ogni episodio è narrato in modo diverso, narra di un accadimento diverso, da questo, dalla ballata recitata di contastoria a quelle che sono le ballate chopiniane, che prendono spunto
dalle ballate dello scrittore Mickiewicz polacco, ma al tempo stesso poi subiscono in Chopin un processo di, come dire, di metabolizzazione e anche di sublimazione, tant'è che non si possono riconoscere in senso stretto rispetto al testo letterario, ma la connotazione degli episodi sì. E quindi questo è il nostro dovere di interpreti, non solo tradurre scientificamente quello che è nel testo, dargli una connotazione, perché altrimenti diventa fino a se stesso, diventa sterile. Quindi c'è un'ulteriore, come dire, consapevolezza interpretativa una volta che gli elementi sono di base chiari e ci dà una velocità tale da riconoscerli, poi c'è la connotazione per renderli riconoscibili, per dargli una personalità, una comunicazione, perché in fondo noi cerchiamo di comunicare quello che un personaggio vissuto prima di noi, in qualche fortunato caso, se facciamo musica contemporanea che ancora è vivo, da lui agli altri, e dobbiamo farlo nel modo più onesto possibile. Ecco, questo sì. Ok, grazie. Sì, volevo anch'io aggiungere qualche cosa su questo aspetto che mi sembra di grande interesse. Innanzitutto, appunto, è vero, occorre, è lo stesso rispetto del testo scritto, no, che ci impone di caratterizzare i temi come personaggi senza stravolgerli, senza modificarne troppo, no, il carattere ritmico. Questo è assolutamente da sottolineare. D'altra parte, dal punto di vista storico, appunto, lo dice Rosen, il riferimento che Marco ha fatto a Charles Rosen, noi nel master lo abbiamo proprio preso come punto di riferimento. Il nuovo stile della forma sonata nasce in qualche modo con Haydn e con la comprensione che Haydn ha dell'opera italiana. Quindi c'è sempre questo collegamento stretto tra una forma puramente strumentale, come la forma sonata, e l'idea dell'influenza dell'opera comica, dei personaggi. Questo settore, questo anche per rispondere all'altro nostro amico che è intervenuto prima, è un settore specifico degli studi musicologici e ha come nome narratività musicale, cioè negli ultimi 20 anni moltissimi studiosi si sono dedicati a individuare le storie nascoste che ci sono nella musica strumentale, che sono storie fatte dai personaggi, dai temi, dai loro sviluppi, dalle modulazioni che subiscono, eccetera, dalle variazioni che questi temi hanno, ma che non sono poi storie, come dire, complete, no? Non sappiamo esattamente che cosa narra la storia, però individuiamo un percorso nei temi, vediamo un loro sviluppo, una loro, come dire, li narriamo come se fossero personaggi, però le loro avventure non sono avventure umane, sono avventure armoniche, contrappuntistiche, avventure legate alla variazione degli aspetti melodici, no? Ed è un settore molto interessante perché è un settore proprio che ci permette di capire bene come funziona una composizione musicale, come qual è, diciamo, è un settore dell'analisi molto, molto appropriato. Questo volevo dire. Sentiamo se ci sono qualche altra osservazione. Ci sono diversi pianisti qui tra noi, che però trovo insolitamente silenziosi. Beh, spero che sia per convinzione e non per opposizione. Meno me l'auguro, però se c'è un'opposizione sono lieto di ascoltare, come dire, la voce del senso. Roberto Piana, sì, Roberto Piana, ecco, ha alzato la mano. Buongiorno maestro Albrizio. Buongiorno. Ci conosciamo giusto qualche annetto, insomma, no? 35, 36, vabbè, siamo comunque sempre due diciottenni. Dunque, complimenti, volevo comunque farti, ecco, una domanda, un chiarimento. E secondo te l'utilizzo di uno strumento anziché di un altro può in qualche modo condizionare l'interpretazione? Cioè, abbiamo sentito un brano di Bach che non sappiamo in realtà per quale strumento preciso sia stato scritto, può essere stato scritto per il clavicembalo, per il clavicordo, forse anche per l'organo.
comunque strumenti da una, che possiedono una loro personalità molto ben definita e forte. Può questo, la scelta di uno strumento, condizionare, ecco, una interpretazione? Non so, c'è Libidacchia che parlava dell'ambiente. Io estenderei proprio la cosa anche allo strumento e ad altre eventuali variabili, ecco. È bellissimo. Tempo fa, quando uscì il mio primo CD sartiano, lo fece uscire il mio primo editore è stato un mio collega, un percussionista, un nostro collega, che Filippo Lattanzi, fece un CD con alcuni brani di Bach fatti alla marimba e mi chiese una, come dire, di scrivere delle note, diciamo, del booklet in accompagnamento al suo CD, che in qualche modo giustificassero questa facoltà di scelta. E il problema qual è? Che è chiaro che la marimba non è un pianoforte, però i principi testuali che il marimbista si trova ad affrontare rispetto, diciamo, sono gli stessi del pianista. Allora io credo che sicuramente è vero, lo strumento cambia, lo strumento di esecuzione cambia, cambiano diverse possibilità. Però è anche vero che quello che ho illustrato è un'illustrazione, come dire, chimica del brano, di cui anche il percussionista che fa, che suona la marimba, il primo prodotto del clavicembalo ben temperato, non può non tenere conto. Cioè, poi, diciamo, la situazione è molto bella, diciamo, adesso non so se sia pubblicata anche quella da YouTube, però sicuramente anche lui avrà dovuto ragionare in termini strutturali per muovere l'energia. Allora sicuramente l'effetto della marimba toglie quello che è l'effetto più squisitamente tastieristico. Però se l'effetto energetico è corretto, in qualche modo sì, cambia la nostra modalità di percepire il primo preludio. Però in realtà l'energia dovrebbe essere comunque quella scritta da Bach. Questo è quello che, insomma, no, io mi auguro. Certo, lo strumento codetermina il tipo di, diciamo, di resa fonica. La marimba fa quello che può nel suo ambito, noi facciamo quello che possiamo nel nostro. Non so quanto Bach avesse intenzione anche, diciamo così, di avallare tutti i tipi di trascrizione. In realtà anche Busoni diceva che ogni esecuzione è in realtà una trascrizione del clavicembalo ben temperato. Quindi, forti di questo, in realtà noi potremmo anche, come dire, no, eseguire. Adesso questo ovviamente è un paradosso. Però qual è? Perché noi possiamo eseguire, man mano che noi siamo fedeli a ciò in cui è stato composto, e la destinazione d'uso più clara, per esempio Mozart aveva già una destinazione molto più capillare di Bach, che noi ricerchiamo un effetto che nella sua struttura è più semplice da dipanare per lo strumento. Sicuramente il marimbista si trova ad avere problemi maggiori, perché probabilmente l'energia, come riusciamo a tirarla fuori dal pianoforte, la marimba ha più complessità da tirar fuori. Quindi sì, lo strumento poi è incisivo, però se uno riesce a tradurre la tensione nel testo in modo corretto, o perlomeno rispetto a quello che ha detto Bach, probabilmente l'effetto potrebbe essere, non dico lo stesso, ma capire che cosa voleva Bach da questo benedetto primo preludio. Ecco, il problema è capire diciamo, gli archi tensivi. Il marimbista ci può riuscire, e in realtà ci possono riuscire tutti. Forse avrà più problemi di noi, però se ci riesce, insomma, io sarei per, come dire, non sarei per il fondamentalismo dell'esecuzione delle opere di Bach. Forse, diciamo così, uno può trovare un effetto diverso. Magari certe cose, rispetto a come è scritto, possono rivelarsi più percepibili, questo non lo so. L'importante è, ecco, ripeto, essere fedeli a ciò che il testo è sotto i nostri occhi. Ora, tu sei un compositore, io, come dire, ho detto, sono compositori che uno ha la fortuna di poter contattare. Il professor Piana, che ho avuto l'onore di avere come studente quando ero giovane professore a Sassari, è diventato un meraviglioso compositore. Le sue composizioni sono pubblicate in tutto il mondo, eseguite in tutto il mondo, e adesso io avrò l'onore di fare una sua composizione per una mia studentessa di biennio. E questa volta, contrariamente a quello che dico sempre ai miei allievi, purtroppo Schubert non risponde al cellulare quando ho un dubbio, questa volta invece il maestro Piana sì, e quindi avrò la gioia, se ho un dubbio, di poterglielo chiedere. Se era vero quello che io ho cercato di capire nel suo testo, ecco, quindi questo è un po' come dire, è un dolce paradosso, ma insomma, visto che abbiamo il compositore vivo questa volta, dovendo fare delle sue opere, lo sfrutto fino all'inverosimile. Su Bach non lo sappiamo, su Schubert, di cui mi sto occupando da tempo, non lo sappiamo,
è solo il testo quello che ci può dare una mano in questo senso. Ma forse consultare, avere la fortuna, fra virgolette, di consultare il compositore potrebbe anche rappresentare un problema, credo. Perché se ora mi vengono in mente alcune interpretazioni di compositori al pianoforte, questi creano non pochi problemi, perché si nota talvolta una certa divergenza tra interpretazione, cioè realizzazione sonora e testo. Cioè non pochi compositori rinnegano forse una parola un po' grossa, comunque realizzano un'interpretazione che in qualche modo si scontra al testo scritto. Quindi non so se effettivamente avere il parere di un compositore a un certo punto possa essere la soluzione dei problemi, o invece potrebbe essere l'origine di altri. Questa è la mia impressione. Però la mia domanda è questa: a questo punto, se tu senti diverse esecuzioni, per esempio dei tuoi preludi pittorici che sono bellissimi, no? Ci sarà un momento in cui tu dici, beh, qui è vicino a quello che vorrei, ma è ancora legittimo, qui è lontano anni luce, non hanno capito niente. Cioè, comunque c'è qualche cosa che ancora tu riconosci come possibile per tradurre quello che tu volevi. E in un range, tu lo ammetti un piccolo range, diciamo, di così, che si possa discostare dal tuo, o per te esiste una e una sola esecuzione? Ecco, questo... No, certamente no, anzi... per quanto mi riguarda, io lascio sempre un certo margine abbastanza ampio di azione, e anzi ti dirò che alcune volte rimango molto e piacevolmente sorpreso da versioni, chiamiamone alternative, rispetto a quelle che io ho pensato, e questa per me è una sorpresa positiva, quindi non fisserei troppi paletti. Però hai ragione tu, certamente mi muovo all'interno di un range, sì, senz'altro. Diciamo che il testo in questo caso, che è quello che tu hai scritto, funge da linea guida che uno non può stravolgere, altrimenti, come dire, tu hai, ascoltandolo, hai un moto di rifiuto, nel senso che non è stato compreso quello che era nelle mie intenzioni. Cioè, se una dinamica scorretta non è scorretta di per sé, scorretta quando è in relazione a quello che la precede e a quello a cui conduce nell'ambito di un pezzo globale. Quindi se uno forse fa una dinamica leggermente diversa da quella che pensavi, ma il discorso, quello che tu immaginavi, ancora regge. Ma se c'è uno stravolgimento di tempo e dinamica, giustamente dici, no, questo non è quello che volevo. Quindi diciamo che forse allora il tuo contributo è meraviglioso, perché quello che io speravo che fosse un minimo di, come dire, direttiva ideale per un interprete e un docente, appunto, me lo confermi. Cioè esiste un punto che sicuramente forse è perfetto perché coincide col tuo, ma sono ammessi altri che, se anche se ne si scostano leggermente, sono legittimati dal fatto che ciò che tu volevi dire è comunque tradotto, giusto? Possiamo, certo, dire così, possiamo ritenerci un po' liberi di spaziare all'interno di un range. Forse il testo poi alla fine la libertà la dà, perché la tensione, i picchi tensivi tutto sommato poi ci danno anche la facoltà di poterci, no? di poterli vivere in un modo o in un altro. L'importante è non stravolgerli, ecco, forse è così. Certo. Certo, grazie. Grazie a te. Non so se ci sono altre domande. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Direi soprattutto tra i pianisti, che di solito, diciamo, sono molto più critici. Certo, ognuno ha una sua. Ma forse io non lo so, se io ho parlato della metodologia pianistica, ho parlato del fatto del concetto di peso, la mancata domanda dei pianisti mi suggerisce una risposta virtuale. I pianisti sono degli animali stranissimi quando soprattutto, diciamo così, si rinchiudono in faide. Nel senso, poi vabbè, questo probabilmente in tutti gli strumentisti, come se ogni scuola detenesse la verità. Ora, io mi auguro, da questo mio discorso, in realtà, un ecumenismo rispetto al risultato, nel senso, io mi auguro che, cioè, ci sono tante scuole pianistiche, no? Questo concetto del peso, che è un concetto sviluppato dal fisiologo Rudolf Breithaupt, che intuì il fatto che per abbassare una leva del tasto
più pesante fosse necessario l'apporto di tutto l'arto e non solo di una digitazione bloccata, diciamo così, a metà arto. Sostanzialmente poi lo spostamento del peso con cui ottenere le note sul pianoforte, che è il principio fondamentale, poi viene sviluppato dalle scuole in modi diversi, però senza questo principio di base nessuno va da nessuna parte. Personalmente, come docente e come interprete, ritengo che, fatto salvo questo principio, poi il risultato sonoro sia in qualche modo, appunto, legato al testo, il vero faro a cui dobbiamo tendere. La diversità tra scuole interessa relativamente quando il risultato è buono. E, ripeto, dal momento in cui è rispettata una scientificità di postura, scientificità di approccio muscolare, in cui io posso suonare 8 ore al giorno e non mi succede assolutamente niente, riesco a tradurre agevolmente gli elementi semplici del testo in elementi complessi e a poterli sviluppare. Va bene qualsiasi tipo di scuola, basta che appunto sia una scuola fertile, che questa cosa poi porti a dei risultati di un certo livello. Ora, i risultati di un certo livello, devo essere sincero, ultimamente ne vedo tanti da parte di tante scuole. Io mi auguro che i vari pianisti presenti a questa nostra chiacchierata poi in qualche modo riconoscono il fatto che l'importante è il risultato, partendo da presupposti che possono essere anche diversi, ma che fondamentalmente devo tenere conto del principio di gravità all'interno della produzione del suono e, diciamo, dello sviluppo di questo principio in stilemi piccoli diversificati per ogni scuola, ma che poi sempre, diciamo, l'esecuzione devono portare. Mi auguro, ecco, di fare un discorso ecumenico in questo senso, perché io ho visto tante volte alcune scuole irrigidirsi sul pretendere di essere la verità. La verità non ce l'ha nessuno. E se noi vediamo due tra i più importanti pianisti della storia italiana, che sono Arturo, Benedetti, Michelangeli e Pollini, sono entrambi con il peso ma utilizzati in maniera diversa. Per esempio Michelangeli ha una leva molto più ampia, aveva un braccio molto più lungo. Sono che suonare, per esempio, Ashkenazi suona in modo diverso, perché Ashkenazi è alto più o meno quanto due barattoli di Coca-Cola. Chiaro che il principio di propulsione, di utilizzo del peso, nasce anche in relazione alla propria corporatura. E anche questo va tenuto conto, cioè anche lì l'insegnamento, la metodologia deve essere, come dire, no, bilanciata sulla persona. Forse qualcuno di noi può trovare diverso, diciamo così, può trovare migliore un approccio rispetto a un altro. Però, come dire, esorto sempre a un'idea pluralistica della didattica in virtù del fatto che il rispetto del testo poi porti a un risultato comune nel riconoscimento della volontà del compositore. Ecco, questo non so se ho anticipato qualche pensiero di qualche pianista. Se l'ho fatto sono contento. Se invece qualcuno vuole muovere una critica dicendo no, queste alcune scuole sono deleterie, però mi deve poi dire perché producono risultati deleteri. Allora anche qui poi c'è comunque un riconoscimento oggettivo che paradossalmente è sempre il testo che dà. Sempre il testo che dà. Se gli elementi non li percepisco troppo compressi, li percepisco troppo larghi, allora lì c'è un principio che, se è generato da una scuola, è un principio estetico che non tiene conto, diciamo, della similitudine. Però sento un silenzio assordante, quindi darsi che c'è questa mia... Ci sono due domande, credo, due osservazioni. Elisabetta Piras, la prima. Salve, buonasera, grazie della presentazione. Sì, ha anticipato il mio pensiero. Bene. Nel senso, dall'inizio, cioè nel senso che io pensavo proprio a questa cosa, pur essendo veramente d'accordo con tutto, la scrittura, il rispetto della partitura, però la cosa che mi lascia sempre perplessa davanti a dei discorsi così profondi sull'analisi è che lei in qualche maniera acuisce questa mia perplessità è proprio il discorso che altri parametri dell'esecuzione non vengano mai considerati, cioè il peso non è solo un elemento della tecnica o della leva, no. È anche un elemento stilistico e quindi entra a far parte integrante, cioè lei che incide Mozart e Schubert chiaramente ce ne dà una prova provata, no? Sì, sì. E così, così come altri parametri della tecnica che comunque non entrano mai nel discorso tra struttura e tra forma e struttura, mentre a livello strumentale, proprio a livello metodologico, sono fondamentali per un'interpretazione stilistica a partire dal peso, credo.
Sì, lo capisco. No, no, è giustissimo quello che dice, soprattutto la contestualizzazione stilistica è fondamentale, però io ho cercato di dare degli elementi, diciamo, generali. Ora, la contestualizzazione stilistica, mi trovo assolutamente d'accordo, è chiaro che io non posso suonare Mozart come se suonassi Debussy. Quindi, e anche dal punto di vista metodologico, diciamo, io mi riferivo al peso come, come dire, nucleo fondamentale di tutte le tecniche. Poi è chiaro che la diversificazione, diciamo così, contestuale, stilistica, si fa, ma è un passaggio sicuramente anche legato all'analisi, sicuramente, diciamo, l'ho dato per scontato e lei ha perfettamente ragione a ricordarlo. E però, ecco, diciamo, il mio era un discorso generale dove poi si innestano altri parametri, tra cui anche questo, cioè, chiaro che devo conoscere stilisticamente e storicamente il personaggio a cui io mi sto accostando. Mozart ha, diciamo così, tutta una serie di rilievi, Schubert e altri, Beethoven e altri ancora, e man mano che, diciamo, percorro la storia della musica, non posso non conoscere la storia dei personaggi. L'estremo di questo è addirittura conoscere anche molto bene la storia personale. Questo forse, da una parte, il biografismo, poi è una... Anche qui potremmo aprire un capitolo enorme, cioè sapere esattamente cosa è successo al compositore quando ha composto alcune cose. Questo potrebbe aiutarci nel senso che potremmo capire la disposizione d'animo, anche qui non è che chiaramente è una chiave di lettura perfetta, però sapere che il Beethoven ha composto l'opera 110 quando finalmente ha avuto la tutela del nipote, quindi una battaglia legale finita dopo 6 anni di lotte, ci dà ragione del fatto che l'inizio della 110 abbia qualcosa di pacificato. Poi è chiaro che secondo la 110 di Beethoven, come dire, devo ragionare in termini strutturali e come dire, no, sto parlando di Beethoven, non sto parlando di Schoenberg. Però sapere anche che in qualche modo c'è una vicenda biografica alla base di una connotazione iniziale che è molto serena, molto dolce, che in qualche modo Beethoven ha sentito. Stilisticamente, chiaramente, poi ci sono anche degli altri tipi di approccio. Guardi, per esempio, su Mozart, io ho sentito dire le cose più disparate. Io mi sono convinto, l'ho scritto anche nel mio testo, che Mozart, quando compone le sonate per pianoforte, pensi nel primo movimento a elementi sinfonici, nel secondo movimento elementi operistici, al terzo movimento ha una struttura per pianoforte e orchestra. Io poi nel mio testo spiego queste tre tipologie. Ora è chiaro che se io ragiono in termini di un unisono di Mozart, come di un tutti dove tutti gli archi suonano la stessa nota, lui era stato a Mannheim e aveva in mente il suono del tutti dell'orchestra, quando poi vado a insegnare devo ragionare in termini orchestrali, se esagero dal punto di vista strumentale, senza un riferimento altro, paradossalmente rimpicciolisco quello che poi è una dimensione espressiva. Quindi il suo discorso è giustissimo, però bisogna tenere conto non solo del contesto, diciamo così, legato alla prassi dello strumento, ma anche a quella che è l'idea generale del compositore. Quindi, ripeto, se ho un unisono in Mozart che fa con le due mani, se io penso solo pianisticamente o penso al suo strumento, ottengo un risultato. Se penso a un tutti dell'orchestra, dove ho tutto proprio l'orchestra che mi dà un suono all'unisono di una certa potenza e riesco a evocarlo, adesso faccio l'esempio dell'inizio della fantasia in do minore o anche proprio della sonata in do minore, la KV457, la sonata, ragiono in termini, diciamo, altri, ma che in qualche modo mi giustificano, sono giustificati dal testo. Però la contestualità è fondamentale, la contestualizzazione è fondamentale, do ragione alla sua osservazione. Diciamo che cercando di dare linee generali, non ne ho parlato, ma sono assolutamente d'accordo con lei sulla, come dire, sull'impostazione anche didattica del principio sonoro in base all'idea contestuale del compositore che dobbiamo tradurre. Sì, sì, sono d'accordo con lei, certo. Non so c'è un'altra domanda, Alessandro Bistarelli. Ah, perfetto, molto bene. Alessandro, buonasera. Si deve accendere il microfono, perché è ancora staccato il suo microfono, Alessandro. Si deve attivare il microfono, che è un pulsantino che sta da qualche parte sulla schermata. No, vedo immagini che si alternano, però non vedo la sua. No.
Non so se... Mi sento? Ecco, adesso si sente, molto bene. Non si vede l'immagine, ma si sente, almeno un po'. No, è ancora staccato il suo microfono, Alessandro. Dovrebbe trovare nella schermata, c'è cioè proprio il segnalino del microfono con una sbarra obliqua. Ecco, bisogna cliccarci sopra per attivarlo. Io vedo una barra di strumenti con un numero 1 su delle personaggi. Pronto? Mi sento? Adesso vi sentiamo, sì, va bene. Non bene, ma insomma. Intanto complimenti per questo seminario, per come hai condotto il tutto, per gli spunti di riflessione che ci hai dato, sia riguardo alle riflessioni sulla metodologia, sulla tecnica strumentale, riguardo al discorso più interessante, più ampio, più che riguardo proprio alla capacità di leggere il testo, insomma, è stato tutto molto bello. Io volevo chiederti una cosa. Allora, come tu sai, ho fatto un seminario sulla fenomenologia musicale e ci sono alcuni teorici che ritengono che l'interpretazione in musica, quindi l'interpretazione, tutto quello che è il mondo della soggettività, dell'interpretazione, della capacità di restituzione di un testo non esista. Cioè che è un'operazione storicamente, concettualmente sbagliata e che proprio i valori linguistici primi del testo possano dare dei riferimenti assoluti. Allora, io credo che questo non sia vero, naturalmente, che è vero che il testo ci dà una chiave di lettura esaustiva e diretta che restituisca l'integrità dell'opera, il valore dell'opera, che però esista un margine e una possibilità di dare di restituzione di senso alla partitura che noi andiamo a affrontare e che questa possa essere sviluppata e possa essere dipanata in maniera diversificata. Cioè, però, come dire, però questo non ho capito, non esiste la possibilità di restituzione di un significato di un'opera secondo questa no. Teoria? Non esiste. Esiste solamente il testo musicale ti dà delle indicazioni oggettive e non declinabili in una visione differenziata, cioè che esiste solo quella verità musicale e basta, che è insita nel testo e che è oggettiva. Un momento però. Io credo che questo sia una visione comunque parziale anche questo. Se è vero che il testo ha delle verità musicali che vanno indagate e da queste bisogna partire, e tu sei stato molto chiaro nello svilupparle, nel declinarle nel tuo seminario, è vero però che queste verità musicali ci possono portare a una visione interpretativa anche differenziata, anche a volte contrastante fra diversi interpreti. Guarda, gli interpreti sono tanti. Se noi sentiamo le sonate di Beethoven fatte da Ashkenazi, da Pollini, da Serkin, che è il mio prediletto, sono completamente diverse. Ora però che cosa succede? Bisogna vedere, è chiaro che allora, per celebrità che esiste una e una sola velocità. Forse, ecco, noi abbiamo avuto prima il parere di un compositore, i brani sono, diciamo, eseguiti in tutto il mondo, che è Roberto Piana, che, come dire, se una, diciamo, parte dall'altro punto di vista. Noi non abbiamo il punto di vista di Beethoven, non abbiamo il punto di vista di Mozart e di questi qui. Però ragioniamo in termini testuali. Dante ha scritto la Divina Commedia, è un testo, d'accordo? Adesso poi la Divina Commedia è soggetta a una serie di significati enormi. Ognuno di noi ci legge quello che vuole, però diciamo che sostanzialmente nella semiosi della Divina Commedia, se io dovessi recitare la Divina Commedia per cercare di esprimere il testo della Divina Commedia, viene in mente Gassman, cerco in qualche modo di capirne il significato prima per poter bilanciare il mio atto performativo verso gli altri. Allora, è chiaro che Gassman legge la Divina Commedia diversamente da come la leggevano altri attori, però non cambia le parole e c'è una, io ho avuto anche diversi amici attori che mi hanno spiegato determinate cose che sono importanti come musicista, anche se fanno parte di un altro mondo. Se io recito un testo, poi alla fine che cosa mi interessa? Che il testo venga recepito. Se io esagero nella recitazione determinate cose, il testo si stravolge
è differenziato rispetto a quello che cerca di capire il testo. Bisogna vedere se poi è efficace. Certo che tutti sono abilitati a dare un'interpretazione diversa. Quello che dico io è questo: dato un centro possibile di interpretazione voluto dall'autore, che poi non è detto che sia sempre lo stesso, forse Beethoven, Mozart, Brahms e quanti altri, questa gente magari un giorno suonava una cosa in un modo e 10 anni dopo la suona in un altro, perché siamo tutti esseri in divenire. Allora il compositore stesso può avere un piccolo range di differenziazione, perché era un essere umano, siamo esseri umani, non siamo macchine, grazie a Dio. Allora, se il compositore si può discostare da se stesso per piccola parte, gli interpreti possono discostarsi. Quello che secondo me mette insieme le due opposte tendenze è proprio il range di possibilità, dove il testo sia comprensibile. Se io recito la Divina Commedia a 100 all'ora e la gente non capisce quello che dico, la mia interpretazione può essere soggettivamente, no? È possibile, ma non è efficace, cioè non raggiungo lo scopo. Posso farla per me. Ho recitato la Divina Commedia in tutta la Divina Commedia in 4 ore e 25 minuti. Questo è un primato che, come dire, che però non ha niente a che vedere con la comprensione del testo. Serkin, Askenazi, Pollini, Bacaus, tutti gli altri, le differenti interpretazioni sono legittimate dal fatto che si avvicinano tutte a quella che può essere una interpretazione ideale. Poi c'è chi se ne discosta di più, si assume la responsabilità. Si assume la responsabilità anche provocatoria di una lettura controcorrente. Io posso farlo benissimo, io posso leggere la Divina Commedia mettendoci sinonimi anziché mettendo le parole che ha scritto Dante. Mi assumo la responsabilità, poi bisogna vedere se questa mia operazione ha una sua ragion d'essere, come dire, ha una sua efficacia. Perché lo faccio? Lo faccio perché devo essere, come dire, originale, perché ho sentito molte persone, anche studenti, su cui io mi sono, come dire, inferocito, no, però ho cercato di porre l'attenzione proprio sul testo, che dicevano: io devo essere originale. Allora, per essere originale, questa cosa la stravolgo perché, come dire, no, crea il personaggio. Il personaggio, poi a volte, questa, io ricordo una studentessa che aveva questi vizi interpretativi, a volte sconfinavano nella lettura, nel solfeggio, cioè stravolgeva i valori. Allora io gli dissi: guarda che la commissione, che non è fatta, diciamo, di personaggi che non conoscono quello che tu fai, non è che perché uno è un vecchio bacchettone devi farla in un certo modo. Perché anzi la commissione in conservatorio, perché se ne dica, è sempre estremamente pluralista, cioè cerca di capire quello che fa il candidato, quello che fa lo studente. Però cos'è che è tenuto a fare una commissione in conservatorio? È tutto sommato un apparato critico. Quello di capire se il test è rispettato. Allora sì, ci sono diversificazioni. Questa idea per cui non possa esistere l'interpretazione assoluta potrebbe anche essere vera. Forse perché l'interpretazione assoluta, anche fatta dal compositore, questo è un criterio estetico che, diciamo, del professor Nanni, di cui sono stato studente, diceva, cioè in realtà poi anche Debussy che si suona non può essere l'unico riferimento. È un paradosso, ma è così. Cioè lo stesso compositore, quando è un esecutore di se stesso, è un esecutore come gli altri ed è soggetto alle stesse leggi, paradossalmente, che lui stesso ha creato. Sono efficace nel dire quello che voglio come compositore quando diventa esecutore? Questo mi pongo come problema. Se lo devo fare solo perché, come dire, crea originalità tout court, fare stravolgere un testo, adesso utilizzo un linguaggio poco accademico, è quello che Carlo Verdone usava in un film dicendo: famolo strano. Ora, il problema del famolo strano, come dire, esprime qualche cosa che deve essere originale per forza, ma che alla fine stravolge il suo stesso significato. E quindi su questo la teoria della fenomenologia, che, diciamo, di cui tu parlavi, che impone addirittura un'assenza di comunicazione, di verità, perché non c'è, potrebbe essere per assurdo vera, però sono legittimate tutte quelle che vi si avvicinano, certamente non quelle che vi si allontanano, però diciamo che nessuno è il giudice assoluto di questo, forse solo i compositori tornati sulla terra a giudicare, appunto, gli esecutori possono dire: questo ha capito quello che volevo dire, questo non lo ha capito. E allora però c'è anche la libertà dell'esecutore, che dice: non me ne importa niente di rendere quello che è nel testo, perché non mi interessa. Allora però questo è un problema soggettivo,
ognuno di noi risponde a una propria etica, un'etica di adesione al testo, di rispetto del testo. Di adesione potrebbe essere anche qualche cosa di incollato, di sterile, di rispetto, di traduzione del testo. Io posso recitare Dante in diverse velocità, ma devo far capire che a un certo punto l'uso dell'endecasillabo, che può essere a maggiore o a minore a seconda dell'accentuazione che lui mette, è funzionale a quello che voleva dire. Se io poi stravolgo tutto questo perché lo recito a 100 all'ora, non serve più. Ecco, non so se questa mia risposta è stata in qualche modo esaustiva della problematica che avevi accennato. Ok. Ci sono altre due domande da parte di Erika. La prima che si era segnata era Erika. Che però non sento, non vedo. Io continuo a vedere solamente due volti a me molto noti. Che però, come dire, però non vedo altri interlocutori. Io sono molto contento. Erika ha acceso il microfono, però non la sentiamo parlare. Due Stefani sto vedendo in questo momento. Quindi paradossalmente è un nome che ricorre nella mia vita. Visto. Ecco Erika. Ecco, buonasera. Erika, però non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, ti vediamo, ma non ti sentiamo. Adesso hai staccato il microfono. Se c'è tanta gente che vuole mediare, c'è sta il microfonino, lo clicchi sopra e ti avvicino, o dimmi se avvicino. Mamma mia, cosa è. No, Erika, c'hai sempre il microfono. No, adesso ce l'hai attaccato. Prova adesso... a parlare. No, magari Erika prova a uscire e poi rientrare. Io intanto do la parola a Luca Boero. Intanto. Buonasera. 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 Cercherò di essere. No, sarò brevissimo anche perché vedo che il tempo, insomma, siamo già forse oltre. Guardi, mi ha colpito moltissimo una cosa che ha detto proprio nella risposta all'ultimo intervento, e neanche l'interpretazione di Debussy può essere considerata, cioè mi colpisce perché naturalmente se noi diamo per scontato, cioè non diamo per scontato, se pensiamo che la partitura sia il tentativo migliore che abbiamo per avere il trasferimento di un pensiero compositivo, ecco, abbiamo il compositore stesso che lo esegue, dovremmo avere quell'esecuzione come riferimento, quasi che fosse anche il modo di leggere la partitura, per tutto quello che nella partitura non ci sta. Io in realtà mi trovo d'accordo con lei, io penso che il testo sia sempre un qualcosa che debba spingere all'interpretazione, ma allora mi viene da dire, come diceva qualcuno, il testo è semplicemente la somma di tutte le sue interpretazioni possibili, che sono potenzialmente infinite. E quando noi ci diamo dei freni, come appunto lei sottolineava, non si può stravolgere il testo fino a dei livelli, che so, di arrivare a non farlo più comprendere, oppure a farlo semplicemente per esaltare se stessi e non magari il pensiero compositivo. Ma queste sono delle limitazioni che ci diamo storicamente. Cioè noi oggi, in questo momento, pensiamo che un testo vada rispettato in un certo modo, in un'altra epoca il testo può essere semplicemente un mezzo per esaltare l'abilità esecutiva di un interprete. Ecco, non è una domanda molto organica, mi è venuta così spontanea sentendo quest'ultimo intervento, mi scuso se... No. Penso di aver capito, cerco di dare delle coordinate, perché non di risposte, ma almeno del mio pensiero rispetto al suo. Allora, il fatto che forse, ma questo è un pensiero che attiene alla dimensione di quello che ho citato prima del professor Nanni, in cui anche lo stesso atto performativo del compositore non abbia più valore di altri interpreti, è ovviamente una posizione, non è detto che sia la posizione sovrana. Però potrebbe anche essere, paradossalmente, ripeto, che il compositore stesso a un certo punto
segue una propria traccia che non possiamo non riconoscere come la traccia del compositore, ma che vedendo il testo possiamo dire, ah ecco, questa è una traduzione sicuramente la più vicina a quella che era l'abilità del compositore del testo. Quando parliamo però, diciamo così, del fatto che ognuno di noi può fare quello che vuole col testo, mi viene in mente, la cosa che mi viene in mente della sua domanda è quando sento le esecuzioni della marcia turca, dell'allegretto, del rondò alla turca, della sonata KV331 di Mozart. Ora, l'idea di Mozart è di creare qualcosa che evocasse, no? una marcia di un potenziale esercito turco con a capo una specie di, come dire, di personaggio col bastone ritmo che scandisce il ritmo, è una marcia e non è una maratona. Ora, è chiaro che fatto perché bisogna fare le parti delle semicrome molto, molto brillanti, molto difficili, e far vedere quanto uno è bravo a fare le semicrome veloci, senza capire che cosa è sotteso dietro. Qui mi rifaccio al discorso della contestualizzazione dell'intervento della Piras, molto bello, cioè la contestualizzazione poi da qualche parte una chiave me la deve dare. Non posso pensare adesso Mozart scrive alla turca e faccio assolutamente quello che voglio. Lo posso fare, noi possiamo fare tutto. E siamo peraltro in un momento in cui, come dire, anzi, molti valori scricchiolano. Però il testo, se noi cominciamo a non capirlo, non cominciamo a tenerne conto, non continuiamo a tenerne conto, a un certo punto c'è un'anarchia che ci porterà a non poter comunicare più, a non poter lasciare niente di scritto, perché comunque tutto è fraintendibile, tutto. Io non sono un giovane bacchettone, spero di non essere vecchio, però al tempo stesso bisogna anche limitare quelli che sono gli approcci. Testo. Allora, il compositore forse quando suona se stesso si pone nello stesso, come dire, ambito di noi comuni mortali che cerchiamo di tradurlo. Non possiamo non considerare la sua esecuzione, anzi, dovremmo considerarla sicuramente come riferimento maggiore. Anzi, questo ci crea dei problemi, perché se Debussy suona i suoi preludi in un certo modo, è vincolante. Le faccio un esempio. La parte, diciamo, iniziale del preludio della Cattedrale Sommersa, c'è un punto in cui scrive delle minime, scrive valori larghi, poi se uno lo sente suonare, lui c'è un rullo suo, quel punto è fatto fluido, è fatto quasi alla metà del tempo. Questo ci porta a un problema enorme. Allora che cosa? Perché l'ha scritto in minime? Perché poi lui stesso lo fa veloce? Questo non è una cosa di poco conto. Allora, o uno se ne frega, cioè beh, questo l'ha scritto, io faccio come mi pare. Oppure lo sente, che cosa può trarre dalla sua esecuzione? Il fatto che lui volesse quella parte fluida. Però c'è anche un problema, perché l'ha scritto in minimi? Poteva scriverlo in valori più piccoli. Allora, quindi forse è vero che possiamo fare tutto, però è anche vero che non lo possiamo fare se vogliamo essere onesti. Io parlo di un principio di onestà al testo. Allora, tutto è possibile. Possiamo anche prendere tutta la Divina Commedia e farne farne una grande opera comica, e stravolgere tutto, ragionare in termini di stravolgimento del significato. Possiamo fare tutto. Però poi a un certo punto non esiste più la comunicazione, per quanto illimitata, dell'arte, di quello che la prova, di quello che la genera. Cioè, da qualche parte poi devo riconoscere un testo base da cui partire come interpretazione, però quel testo ha da essere considerato, altrimenti il sonno della ragione genera mostri e non possiamo, come dire, permetterci il sonno della ragione nell'approccio a un testo, soprattutto come quello musicale, che ha delle leggi. Quindi non lo so, sicuramente il suo era un contributo più eversivo, e voglio leggerlo come tale, che però da un certo punto di vista, come dire, ha anche una sua, come dire, un sistema di costruttivismo, quando diceva io posso farlo in un altro modo, ci vedo cose che sul testo non ci sono. Si può fare, però bisogna vedere quanto l'efficacia di comunicazione, dello stravolgimento di uno o più parametri, portano poi alla comunicazione del testo. Questa è un'operazione soggettiva. Quando io suono, quando io faccio incido un brano, lo do in pasto come CD e gli altri lo ascoltano, mi devo prendere delle responsabilità. Personalmente preferisco, come dire, direbbe, ho fatto del tutto per capire che cosa tendesse Mozart e Schubert, tendessero Mozart e Schubert nelle loro composizioni, diciamo, sono i miei autori fondamentali. Però poi ognuno fa quello che vuole. Poi ci sono pianisti che invece fanno la turca di Mozart e ne fanno uno strumento di brillantezza. Potessi che Mozart redivivo potesse dire sì, è bello anche a questa velocità, oppure non hai capito niente perché era una marcia e non è, come dire, i 100 metri alle Olimpiadi. Ecco, questo non lo sappiamo, non lo so. Ci sono, non so, spero di essere stato esaustivo nell'averla. Sì, sì, dato...
e hai in merito alla sua, ecco, per carità. No, non volevo fare la parte di chi vuole esagerare a tutti i costi. No. Anzi, penso che sia un problema di fondo e anche irrisolvibile. Ah no, questo sì, quello senz'altro. Però diciamo che comunque il suo contributo è l'estremo di quello su cui abbiamo ragionato finora, ma è giusto che esista anche un estremo, un paradosso del contrario, altrimenti non ci sarebbe discussione. Prego, non so se nel frattempo si è ripristinato l'audio dell'altra domanda. Erika, non spero. Ecco qua. Sì. Si sente adesso, grazie. Meno male. Allora era la batteria che stava andando. Allora, complimenti, mi è piaciuto moltissimo, mi sono ritrovata su molti punti, ho seguito con molto interesse. Avrei due cose da dire, in realtà ne avrei molte di più, ma come ho scritto ad Egidio, preferisco magari se ci sentiamo in seguito, non voglio portare via molto tempo. La prima questione è un po' una critica, che però vorrei che ispirasse la seconda, che invece è uno spunto di riflessione. La prima questione riguarda il concetto di giusta velocità di esecuzione. Io mi sono personalmente occupata in diversi lavori, uno pubblicato, l'altra in uscita, ma comunque accettato, se volete ve lo posso far avere, in cui abbiamo condotto un esperimento chiedendo appunto alle persone di valutare secondo un criterio sperimentale quale fosse la giusta velocità di esecuzione. Non è vero che abbiamo trovato un'unica velocità, abbiamo trovato un range di velocità possibile. E la cosa che mi premeva dire, non è per fare una critica, è proprio per aprire uno spunto di riflessione, è che questo range non è casuale, ma dipende da una serie di fattori. In particolare, per farla breve, diciamo il fattore forse più evidente riguarda la scrittura ritmica, a seconda che questa sia più regolare o meno regolare, questo range varia, per esempio. E così ce ne sono molti altri. Questa specie di critica, insomma, questa precisazione che ho fatto, in realtà vorrebbe servire ad aprire uno spunto di riflessione su un'altra questione, cioè quando si parla di discostamento tra ciò che sta scritto in partitura e ciò che viene eseguito, con particolare riferimento a diversi approcci interpretativi. Avete fatto l'esempio del teatro, va benissimo, perché nella prosodia in realtà l'enfasi su certe parole o su certi concetti non rappresenta altro che una tensione, come ha giustamente messo in luce in precedenza sui punti culminanti. In realtà non è vero che esiste un'unica realizzazione possibile, che è quella determinata dalla partitura. Io, almeno secondo quello che ho studiato e che ho fatto di cui ho esperienza, la partitura dà un suggerimento di base che contiene un certo numero di indicazioni che non possono essere ignorate, almeno secondo noi, secondo tutti noi, da quello che ho capito. Dopodiché l'interpretazione poggia su un certo numero di regole, e queste regole a loro volta sono studiate e sono abbastanza conosciute. Queste regole significano non che si possa suonare in un modo solo, ma che a seconda del modo in cui si suona esistono delle relazioni tra i diversi parametri, e quindi automaticamente sono possibili diverse esecuzioni, che però non sono fatte a caso, sono fatte in maniera tale che una scelta, per esempio, di un tempo più veloce sia compensata da scelte di dinamica o di timbro o di cose diverse in grado di trasmettere. E qui rimane il punto aperto su cui io faccio la domanda, perché qui io non ho la risposta. Cioè ci sono scelte possibili, però che cosa guida una combinazione di parametri? La trasmissione di una comunicazione, di un significato. E questo ha delle valenze emotive, ha delle valenze semiotiche, e credo che rappresenti uno spunto di riflessione, un argomento libero su cui possiamo aprire un discorso, spero non troppo lungo, ma almeno che faccia pensare. Grazie. Allora, sono appuntato, mentre lei parlava, diciamo, queste due tematiche. Allora, forse, non so, mi sono spiegato male, nel senso che, allora, io ho evocato la teoria della fenomenologia della musica di Sergio Celibidache. Non è una teoria mia, è una teoria, diciamo, una delle teorie di riferimento, no? Perché io ho portato due teorie opposte. Celibidache dice che esiste una sola e una sola velocità in cui tutti gli elementi sono percepibili. Mi sentite? Sì, sì. L'altra teoria è una teoria estetica di Luciano Nanni: l'oggetto artistico è soggetto a una semiosi illimitata
e una volta consegnato dal suo creatore non si danno che usi di questa struttura. Ora qual è il problema? In realtà non esiste una sola velocità, perché lo stesso Celibidache dice: se cambio acustica devo modificare la velocità. Quindi quando lei dice esistono anche altri parametri, ha perfettamente ragione, e anch'io ragiono così. Cioè, noi tendiamo, noi speriamo, noi cerchiamo una nostra velocità in cui tutti gli elementi possono, una volta tradotti dal testo, essere tradotti secondo noi. Poi ci sono una serie di variabili, lei ha citato delle, diversi parametri, per esempio un parametro di velocità è dato dalla qualità del suono. Io ricordo quando ero ragazzo che mi colpiva molto la differenza di suono tra il pianista Wilhelm Backhaus, che aveva un suono estremamente, come dire, ogni suono era praticamente un, era bello cicciotto, diciamo, gli armonici di Backhaus erano sempre molto corposi, lui suonava su Bösendorfer, e quindi chiaramente un suono pesante, un suono morbido, non era pesante, insomma, però corposo, se fosse stato accompagnato da un'esecuzione troppo lenta sarebbe stato pesante. Se le senti il suono di Serkin nei concerti mozartiani, Serkin ha un suono cristallino fino all'inverosimile, si permette dei trilli addirittura quasi, non dico scolastici, ma al limite della velocità consentita per un trillo, perché è talmente cristallino che il suono viaggia, viaggia anche se un po' più lento. Quindi io sono d'accordo con lei che esistano altri parametri che siano, diciamo così, che contribuiscano alla creazione di un suono, quella di un'esecuzione. Sicuramente, come dire, il concetto di unica esecuzione è un concetto che forse in qualche modo inseguiamo, ma non, noi stessi non lo vogliamo, perché ammettere una e una sola velocità significa in qualche modo uniformarci tutti alla stessa cosa. Allora forse il testo, nella sua mappa dei picchi, ci dà una libertà. Quello che io dico semplicemente è che rispettare la mappatura rende ragione maggiormente dell'efficacia della traduzione del significato. Se alcuni parametri, come il tipo di suono, io ho un suono, grazie a Dio, ho un, naturalmente un suono cristallino, quindi diciamo che per fare Mozart fatico meno che se per fare una rapsodia di Brahms. Però è il mio suono. Quindi è chiaro che se io suono Mozart posso permettermi leggermente più lento, perché il mio suono riesce comunque a far veicolare una frase musicale. Se avessi un suono naturalmente più pesante dovrei fare i conti con questo. Quindi è chiaro che anche in questo la soggettività entra in gioco. Quello che forse però ci aiuta a tutti, e questo è il senso del mio intervento, era proprio il fatto che il testo nella sua mappatura chimica strutturale ci dia comunque una traccia su cui inserire la nostra soggettività. Sarebbe interessante sapere quello che è il suo tipo di esperienza con la determinazione di un range della percezione del tempo, che poi mi trovo d'accordo anche come ascoltatore, noi abbiamo diverse persone che sentendo la stessa cosa la giudicano troppo lento o troppo veloce. Quindi sono d'accordo col fatto che l'esperimento porti alla soggettività, sono d'accordo sull'idea che però il principio chimico strutturale del testo non possa essere misconosciuto, perché altrimenti fa salva l'oggettività, fa salva il fatto che tipi di suono diversi e altri parametri diano interpretazioni diverse, però l'importante è capire il testo nella sua volontà efficace di comunicazione all'ascoltatore. Penso che però questo mi trovi, la trovi d'accordo, almeno. Sì. Sono contenta che siamo riusciti a dialogare su questo argomento. Le posso far leggere. Io ho fatto degli studi, diciamo, sia sulla diversa scrittura ritmica, quindi quelli sostanzialmente quello che ho trovato, brani che hanno una scrittura ritmica regolare o brani che hanno una scrittura ritmica irregolare. Normalmente la scrittura ritmica regolare triggera un range maggiore. Un tempo più veloce, però con maggiore variabilità, mentre invece, per esempio, un ritmo molto irregolare, tipo un ritmo di marcia, condiziona automaticamente su un tempo quasi unico. Non ho studiato, poi ho studiato altri parametri che riguardano la melodia, se vuole glielo faccio avere in private. Sì, sto aspettando, è una procedura faraginosa di pubblicazione, è accettato l'articolo, ma chissà quando uscirà. Non ho nessuna esperienza, invece questo sarebbe molto interessante, perché mi ritrovo moltissimo dal punto di vista concettuale, però non ho mai fatto delle misure per chiare difficoltà tecniche di realizzarle sulla dipendenza dal timbro.
cioè tutto quello di cui lei ha parlato, appunto il suono cristallino, il suono corposo, è una questione timbrica, cioè bisognerebbe misurare il, la composizione del, del suono, cosa che si può fare, basterebbe avere suono e utilizzare degli algoritmi per farlo e vedere con questo tipo di stimoli se ci sono delle diversità di percezione sulla... Bisognerebbe realizzare questo dei stimoli a velocità diverse e chiedere alle persone come reagiscono, per esempio. Questo io non l'ho mai fatto, non ho idea. No. Allora, io diciamo che ragionando in senso empirico, perché chiaramente quando ero giovane studente, diciamo, il concetto di algoritmo non l'avevo, avevo però in qualche modo una sorta di, diciamo così, di critica di ascolto e mi accorgevo delle diversità della, diciamo così, delle velocità in relazione proprio alla, come dire, alla costituzione, diciamo, del suono personale dell'esecutore. Questa ovviamente non è, è una mia idea, ci mancherebbe altro. Io, come dire, espongo quella che è stata la mia storia come, come pianista, come interprete, come docente, come analista, come tutto. Però non sono, come dire, se avessi la verità avrei un triangolo giallo dietro la testa e potrei parlare in modo diverso. Diciamo, riconosco il pluralismo di idee e poi è una mia un'esperienza. Sarebbe interessante verificarla, se ci sono strumenti scientifici che dalla percezione di certi tipi di armonici risalgono poi, come dire, tracciano delle costanti anche qui di, diciamo, velocità rispetto a un certo tipo di timbro, sarebbe interessante poterlo esaminare. Esistono sicuramente, cioè basterebbe semplicemente registrare gli stimoli e quantificare le caratteristiche timbriche, si fa in 5 minuti questo. Il punto è bisogna appunto registrare in maniera corretta degli stimoli suonati con intenzioni timbriche diverse. Questo è un compito non facile da parte di un pianista. E qualsiasi cosa venga fuori ben accetta. Se posso lanciare un'ipotesi, io non lo so, magari sto sbagliando, sospetto che la giusta velocità di esecuzione dipenda dall'interfaccia percettiva nel tempo richiesto dalla nostra concezione per processare la distanza tra un suono e l'altro, il che significa che a seconda del tipo di attacco e a seconda del tipo di legato, probabilmente, quindi di lunghezza del suono e sovrapposizione col suono successivo e della compresenza di armonici, questo si incida in maniera anche abbastanza pesante, perché è chiaro che il suono cristallino è un suono più corto, no? È un suono più differenziato, cioè la singola nota dura meno, è più precisa, è più limitata nel tempo. E quindi dal punto di vista percettivo ogni suono viene in qualche maniera processato in maniera sé stante. Quello che lei ha fatto, l'esempio di Brahms, con una sonorità che nel corso del tempo va a sovrapporsi perché si crea una struttura sonora che è più complessa, e probabilmente induce forse dei tempi più lenti perché richiede un'elaborazione di una quantità di materiale maggiore, ma questa è un'ipotesi che ho appena buttato lì, bisognerebbe misurare. Però no, ma è uno spunto interessante, è uno spunto interessante. Poi di fatto però, diciamo così, secondo me anche la densità di materiale, Brahms scrive sempre, diciamo così, in modo, no, ha una tessitura piuttosto densa, mettiamola così. Io ricordo di aver fatto l'opera 116 di Brahms, è stata la prima cosa che ho fatto dopo l'integrale dei suoni, e mi sono veramente con, come dire, ad affrontare una sonorità e agglomerata, veramente a scalare un tipo di montagna dove essere stato, come dire, sulla spiaggia, cioè è proprio una questione di sonorità diverse, ho dovuto evocare un tipo di suono per cercare di tradurre un tipo di significato. Ora è chiaro che anche l'adattamento soggettivo a una partitura diversa ha il suo peso, nel senso che se io sono più avvantaggiato per fare Mozart perché mi viene un suono più cristallino, quando devo fare Brahms devo, come dire, ragionare in termini timbrici da quello che riesco a ottenere per avere quel significato. Quindi anche l'adattamento timbrico dello stesso interprete è, come dire, conseguente alla traduzione del testo. Se ho accordi di 8 note, dove la parte più acuta in qualche modo segue una linea cantabile, dove però le 8 note io le devo fare, io devo avere qualche cosa che mi permetta di sostenere il canto, ma poi la massa la devo tirare fuori perché altrimenti non lo sorregge, è il sistema di Brahms. Allora devo trovare un sistema di peso, di tecnica che mi permetta questo. Questo però perché nel testo vedo che all'interno di 8 battute, Mozart ci mette x note, Brahms ce ne mette x al quadrato, perché ha una densità, una sua concezione
orchestrale massiva molto maggiore di quella di Mozart, completamente diversa, con una storia diversa, e quindi anche qui il discorso contestuale ha la sua ragione d'essere. Però la misurazione sarebbe interessante, questo sì, sarebbe molto interessante. Bene. Ma soprattutto la discussione. Bene, sì. Bene. Allora, siamo andati un po' oltre con l'orario, non vorrei interrompere il dibattito, però insomma siamo già verso le 8:30. Io vorrei vorrei ringraziare Marco Albrizio e tutti gli intervenuti, naturalmente, e magari rinviare, diciamo, questo dibattito, questa cosa, magari anche un'altra occasione, insomma. Quindi magari prenotiamo già il nostro amico Marco per un'altra occasione, per poter magari, ecco, poter approfondire, ecco, magari molto di più, magari su un pezzo specifico, no? Anche magari mettere un po', no? Come dire, approfondire, ecco, un po' di più oltre i discorsi generali. Vedo che è rientrata anche Silvia. No, io c'ero. Purtroppo non ho potuto seguire interamente l'intervento, ma ho ascoltato tutto il dibattito, che ovviamente molto interessante, sono emerse tante questioni, effettivamente, no? Ne potremmo scegliere qualcuna e poi ritornarci sopra in un prossimo incontro. Intanto ringraziamo Marco Albrizio per la sua disponibilità e anche generosità nelle risposte. E do la parola ad Egidio per concludere. Una buona serata a tutti. Grazie. Allora io ringrazio ancora Marco Albrizio del suo intervento, delle sue osservazioni, delle sue considerazioni, che hanno veramente aperto molti, molti spunti di riflessione. Ringrazio tutti quanti i partecipanti. L'incontro è registrato, quindi se c'è qualcuno che poi vuole avere, diciamo, la registrazione, magari vediamo con Alessandro Sole se è possibile scaricare il video e poterlo mandare, naturalmente, con tutte quante. Sì, il video è su YouTube, quindi può essere poi sarà su YouTube, penso, da domani, dopodomani, e sarà disponibile a tutti. Noi lo mettiamo sia per chi è su Facebook, sia nella pagina Facebook dedicata a questo ciclo di seminari che si intitola Tecnica ed esercizio nell'arte, e però poi dopo è raggiungibile su YouTube, quindi lo potete vedere tutti. Benissimo. Bene, allora grazie ancora a tutti quanti e allora buona serata. Grazie a tutti. Grazie Marco, grazie a tutti quanti. Grazie a tutti. Grazie, buonasera, grazie. Buona serata.